Buongiorno a tutti, tutte le persone intervenute questa Ciao Valeria. seconda lezione del corso, come? Questa seconda lezione del nostro corso. Questa lezione fa parte di un blocco, un micro blocco di due sulle relazioni internazionali. Il tema di oggi è la crisi dell'ordine mondiale dopo il coronavirus, cioè l'idea è che fosse importante parlare all'inizio del corso di come eventualmente questo fatto nuovo, perché di quale si tratta, insomma, non siamo abituati a avere questo tipo di. Non eravamo abituati questo tipo di imprevisti nell'ordine normale delle nostre vite, nei commerci, nei rapporti, ecco, possa modificare in qualche modo l'ordine internazionale e le relazioni fra i paesi, così come è successo già in parte. Pensiamo semplicemente a tutto il movimento che c'è stato nella prima parte della pandemia, quando qualcuno è andato in soccorso di qualcun altro, ci sono state delle polemiche, abbiamo dato le mascherine, i dispositivi, poi qualcuno ha ricambiato, ci sono stati degli intoppi anche di natura commerciale, insomma, qualcosa è mutato. E quindi abbiamo pensato fosse importante cominciare, diciamo, mettere all'inizio del nostro corso questo punto. E abbiamo scelto di farlo con due relatori particolarmente importanti da questo punto di vista, in quanto Alessandro Alfieri è un senatore del Partito Democratico, è stato anche consigliere, scusate, sì, anche consigliere, ma diciamo, è un diplomatico. Ecco, la prima parte della sua vita lavorativa l'ha svolta nel suo campo. Sia nei Balcani, se non ricordo male, che anche in Africa. Così come invece ha cominciato la sua carriera da ambasciatore Armando Sanguini, ambasciatore di lungo corso, ormai in pensione, ma che oltre ad avere poi avuto un'esperienza particolare, di particolare pregio per noi, per il mondo della cultura in genere, in quanto la sua attività anche da diplomatico si è concentrata sugli elementi culturali, sugli scambi culturali, cose di questo genere. È partito proprio dall'Africa, ma insomma, ha avuto una carriera diplomatica abbastanza lunga e di un certo spessore. Quindi, siccome poi anche l'ambasciatore è particolarmente attivo, sia Sanguini che Alfieri continuano nella loro vita professionale attuale a occuparsi di relazioni internazionali. Allora, abbiamo pensato di partire con queste due personalità proprio per andare a vedere che cosa eventualmente può essere mutato, dove l'ambasciatore, che al momento non si è ancora collegato, probabilmente dei problemi tecnici, speriamo che possano risolversi, dovrebbe farci scendere un po' in profondità nel concetto di ordine internazionale, che è un tema un po' particolare, insomma, sicuramente la parola ordine di suo è un po' ambigua, ecco, ma si regge su delle dinamiche che, insomma, gli addetti ai lavori possono aiutarci a capire meglio. E naturalmente vediamo come eventualmente la pandemia ha influito, quali scenari nuovi possono arrivare in conseguenza degli altri fatti nuovi, cioè le elezioni americane, ma anche il nuovo accordo commerciale fatto nell'est asiatico, sostenuto principalmente dalla Cina, e infine vediamo, insomma, qualche possibile linea di mutamento delle relazioni internazionali anche riferite a noi, lanciando così anche la lezione successiva che riguarderà proprio l'Italia in particolar modo. Quindi ricordo a tutti la vostra autonoma gestione della privacy. Se non volete comparire in video, è sufficiente spegnere la telecamera.
mi raccomando di tenere i microfoni spenti quando non intervenite. Gli interventi, come di consueto, le domande sono nell'ordine di 3 minuti circa, si prenotano in chat, come sempre, e la chat viene usata per tutte le comunicazioni tra di noi. A questo punto lascio però la parola, non abbiamo ancora notizie dell'ambasciatore, speriamo riesca a risolvere questi problemi. Lascio la parola al senatore Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico e Diplomatico. Buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno, bentrovati. Mi fa piacere essere qui con voi per fare una chiacchierata, un approfondimento sui temi internazionali, su come cambia il contesto internazionale alla luce delle sfide che abbiamo davanti, che abbiamo conosciuto. Ci sono state delle evoluzioni dal punto di vista della geopolitica, certamente le elezioni negli Stati Uniti, il passaggio di questi anni di Trump dalla Casa Bianca non è stato neutro sugli equilibri internazionali, le sue scelte. Parleremo anche un po' di questo e parleremo di come il Covid ha influenzato queste dinamiche internazionali. Lo dico subito, le ha in molti casi accelerate. Il Covid è stato un acceleratore, ha inciso su alcune dinamiche che però erano già in atto, quindi io ho il dovere di raccontarvi queste dinamiche per potervi dare un quadro quanto più completo possibile, partendo dall'analisi dei due principali attori della politica internazionale. Perché se dopo la guerra fredda, quindi con un bipolarismo nelle relazioni internazionali, con i due grandi blocchi, c'era stata una sorta di consolidamento per tanti anni di quello schema. Con la distruzione dell'Unione Sovietica si è passati poi a un sistema più unipolare, dove gli Stati Uniti sono stati percepiti come il poliziotto del mondo, come coloro che intervenivano in tutti i principali teatri di crisi, stabilizzando ed esercitando una leadership che non era solo militare, dal punto di vista della capacità di garantire sicurezza, ma anche dal punto di vista evidentemente culturale, che garantiva al mondo occidentale un'egemonia, non più all'Europa, ma spostando, diciamo, l'asse più sul versante atlantico e facendo scelte diverse rispetto al passato, ultimamente spostandosi molto verso l'asse del Pacifico, quindi meno attenzione verso l'Europa, più verso il Pacifico. Negli ultimi anni abbiamo assistito invece all'ascesa del gigante cinese, che si è rafforzato dapprima dal punto di vista economico e oggi è una potenza internazionale a tutto tondo e aspira a creare un nuovo ordine mondiale, legittimamente da parte sua, e questo mette evidentemente in una posizione di preoccupazione e di attesa, coloro che invece hanno contribuito a costruire un ordine diverso in passato. Quindi io partirei da qui, da un'analisi soprattutto della costruzione di questo nuovo ordine internazionale che è in itinere, è appunto in costruzione, e uno dei due attori, soprattutto la Cina, ha utilizzato quella che si chiama, diciamo, la diplomazia delle mascherine per utilizzare al meglio il passaggio del Covid, sia per rafforzare evidentemente la propria economia, riprendendosi velocemente, mettendo in campo delle misure pesantemente restrittive che non sarebbero accettate dalle democrazie liberali. Poi farò riferimento a questo passaggio, e dall'altra parte per portare avanti, riprendendosi velocemente dal punto di vista economico, una sua capacità di penetrazione in alcune aree dove già appunto è presente, ma sta cercando appunto di consolidare ancora di più non solo il proprio prestigio, la presenza commerciale, ma proprio la propria presenza politico-diplomatica. Mi riferisco all'Africa e mi riferisco anche ai tentativi di entrare in alcuni paesi europei. Partiamo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti
che per anni appunto sono stati la potenza egemone, solitaria, che ha costruito dei formati per garantire la stabilità e la sicurezza di alcuni teatri strategici, aveva consolidato la potenza costruendo appunto queste reti. Lo ha fatto nel Pacifico, rafforzando la propria collaborazione e cooperazione con il Giappone, l'Australia e con la Nuova Zelanda, il cosiddetto quadrilatero della sicurezza, con una cooperazione e collaborazione consolidata con la Corea del Sud, la presenza e la tutela di Taiwan proprio di fronte alle coste cinesi e un rapporto positivo con l'India, il grande avversario in Asia della Cina, e i propri interessi dal punto di vista anche appunto della sicurezza, della stabilità, ma anche dell'espansione commerciale, sono stati dedicati più al Pacifico, quindi con una minore attenzione, questo da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute nei confronti dell'Europa. Il tutto poi si è accentuato con l'amministrazione Trump, che, come sapete, ha avuto un atteggiamento nei confronti della NATO diverso rispetto ai predecessori, ha iniziato un ritiro, ma tra poco ci arriveremo, dalle aree più delicate del Medio Oriente e del Mediterraneo. E da questo punto di vista, insomma, gli Stati Uniti hanno privilegiato durante l'era Trump un approccio più legato ai rapporti bilaterali, quindi rafforzando i rapporti bilaterali e penalizzando, se posso semplificare, la presenza all'interno delle organizzazioni internazionali o dei forum multilaterali. Questo ha portato evidentemente delle tensioni all'interno di questi forum strutturati, a partire dalla NATO, l'Alleanza Atlantica, che, come sapete, non è solo un luogo di condivisione delle strategie militari e di sicurezza, e è nata come una comunità che condivideva e condivide valori e principi comuni che avrebbe dovuto tenere insieme la stragrande maggioranza delle democrazie liberali. E Trump ha avuto un approccio non diverso, diciamo, dalle amministrazioni precedenti nel richiedere una maggiore responsabilità e assunzione di oneri da parte degli europei per quanto riguarda il livello delle spese militari. Alcuni paesi non raggiungono il 2% del rapporto tra spese militari e PIL. Su questo gli Stati Uniti hanno sempre insistito, hanno insistito prima, insisteranno ancora anche con Biden, con la nuova amministrazione americana. Ma Trump, privilegiando i rapporti bilaterali, ha fatto saltare la collaborazione, il dialogo, anche per i toni tenuti, per l'atteggiamento, ha esasperato le linee di conflittualità all'interno della NATO, che già c'erano, ad esempio il rapporto con la Turchia, molto delicato, perché dall'avvento di Erdogan e soprattutto dopo il 2010 i rapporti con la Turchia sono maledettamente complicate, non sono state condivise alcune scelte importanti come quelle dell'intervento delle truppe turche al confine nord tra la Turchia sudorientale e la Siria, ad esempio, ma anche alcune scelte di politica di difesa militare, come quella di smettere alcune batterie missilistiche di difesa acquistate in ambito NATO per sostituirle con batterie missili di difesa di fabbricazione russa, quindi dando segnali contrastanti. Questa è stata una prima linea complicata. Dall'altra parte, il confronto con alcuni paesi europei, Francia in primis, che ha sempre provato a costruire una posizione più forte dei paesi europei all'interno della NATO, arrivando negli ultimi anni a costruire il concetto di autonomia strategica europea rispetto agli Stati Uniti, che andavano per la loro strada. La spinta, vi ricorderete dopo la battuta di Macron, che ha parlato di morte cerebrale della NATO,
spingere appunto per un rafforzamento della difesa europea, del pilastro europeo della difesa, una sorta, non dico di autosufficienza, ma appunto di marcata autonomia. E altri paesi invece che considerano fondamentale, decisiva la partnership strategico-militare con gli Stati Uniti. È evidente che queste tensioni si sono acuite ancora di più durante il Covid, soprattutto nella parte iniziale, vi ricorderete, febbraio-marzo, con gli aerei che arrivavano dalla Cina in alcuni paesi europei, Italia in primis, con medici cinesi piuttosto che aiuti, mascherine, respiratori e ventilatori. Questo anche perché noi ci siamo esposti, ne parlerò nella seconda parte dell'intervento, nel secondo intervento, ci siamo esposti come tutti i paesi occidentali a un problema anche di politica industriale, avendo esportato tutte le produzioni, diciamo, a minor tasso di investimento tecnologico, come appunto le mascherine, piuttosto che dei semplici ventilatori o respiratori, ma tutti i paesi europei, compresi gli Stati Uniti. Cosa ha fatto Trump, oltre a terremotare un po' i rapporti all'interno della NATO? Si è comportato in maniera simile sui principali forum multilaterali, ha fatto qualcosa di simile in maniera anzi ancora più repentina nel COP21, negli accordi sul clima, praticamente disattendendo le decisioni di Obama, uscendo subito da quell'accordo. È chiaro che questo è anche frutto di una composizione di interessi che avevano portato le principali industrie petrolifere a sostenere, soprattutto quelle texane, a sostenere la campagna elettorale di Trump, e quindi a far saltare quel programma vasto di investimento nelle energie rinnovabili fatto da Obama, e la decisione appunto di aderire all'accordo sul clima. Fortunatamente Biden, come una delle prime decisioni scelte, ha già indicato il fatto di voler rientrare nell'accordo del clima, però 4 anni non sono passati così senza lasciare traccia, perché in 4 anni si è fatto molto, sono stati fatti parecchi investimenti, l'Europa ha deciso di andare, come sapete, verso una scelta, e ha stanziato parecchi migliaia di miliardi con le leve anche dei diversi governi sull'European Green New Deal, e questo, diciamo non, noi non abbiamo potuto giovare di un intervento analogo da parte evidentemente degli Stati Uniti. Lo hanno fatto così anche l'amministrazione Trump sul JCPOA, che è l'accordo comprensivo che portava alla non proliferazione del nucleare iraniano, aprendo una fase nuova che avrebbe portato al superamento almeno parziale delle sanzioni nei confronti dell'Iran, qualcosa di interessante molto per l'Italia, che ha sempre avuto un approccio equilibrato in Medio Oriente, e avrebbe stabilizzato quell'area, che è una delle aree potenzialmente più esplosive del Medio Oriente, per le faglie che ci sono all'interno del mondo islamico, fra sciiti, sunniti, all'interno del mondo sunnita, ma su quello ci arriveremo dopo. E anche quello che ha fatto all'interno di tutte le agenzie delle Nazioni Unite, non ultimo all'interno dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove ha terremotato quell'organizzazione dicendo che era al soldo della Cina. Diciamo appunto, questi 4 anni non sono passati così indenni, hanno portato a una diffidenza di alcuni paesi europei che, nonostante l'avvento di Biden, Francia in primis, insistono sull'idea di un'autonomia europea strategica. Quindi ci troviamo in una situazione in cui, da una parte l'atteggiamento di Trump, dall'altra l'atteggiamento della Cina, su cui arrivano, hanno creato terreno fertile per la cosiddetta, come dicevo prima, diplomazia della mascherina, quindi con le opinioni pubbliche occidentali che hanno dato un'apertura di credito importante all'azione della Cina, ma vedremo in maniera diversa anche all'azione della Russia, quindi a democrazie illiberali o a regimi autoritari che utilizzano
sistemi che noi abbiamo molta più difficoltà ad utilizzare, perché sono dei regimi, ad esempio, usano quella che viene definita oggi la guerra ibrida, con investimenti pesanti sui social network, con soggetti che in qualche modo legati appunto a entità statuali che diffondono materiale, messaggi tesi a screditare democrazie liberali e a mettere in evidenza l'intervento positivo, attento, immediato di altre potenze per alleviare le difficoltà dei, ad esempio, dei popoli europei. È quello a cui abbiamo assistito. Questo dovrebbe aprirci un altro capitolo, che però non apro perché appunto affronterei nel secondo intervento, di quello che oggi il tema della sicurezza dei paesi, lo è per le democrazie liberali, ma in generale per tutti, non avviene più sulle le quattro dimensioni, i quattro domini che sono in qualche modo difendibili, sono il mare, l'aria, la terra e lo spazio extraatmosferico, ma oggi abbiamo il cosiddetto quinto dominio, che è quello della rete virtuale, che è qualcosa da difendere, cioè lo spazio cibernetico, e diventa un luogo in cui anche lì ci si affronta fra stati diversi, ci si affronta fra entità non statuali, transnazionali, subnazionali, e diventa un altro piano da monitorare, su cui essere attenti, su cui mettere in campo azioni di difesa, di tutela del sistema paese, di corretta informazione delle opinioni pubbliche. E da questo punto di vista le faglie di divisione, di diffidenza create all'interno dei forum di dialogo, di collaborazione, e la NATO piuttosto che altri luoghi in cui ci si ritrova a livello di potenze internazionali, è chiaro che se non si sviluppano strategie di collaborazione in questi ambiti, non si va nella stessa direzione, ci sono altri attori che ne approfittano. La Russia e la Cina sono quelli più attrezzati, la Cina in particolare, che è attore a tutto tondo a livello internazionale, è una potenza internazionale. Lo abbiamo visto anche in occasione, lo citava Luca all'interno della sua introduzione, di come è riuscito a far partire proprio un paio di settimane fa un'esperienza che potrebbe in prospettiva diventare qualcosa di simile all'Unione Europea. Oggi non lo è, ma è stato firmato un accordo di tipo commerciale interessante a 15 fra i paesi cosiddetti ASEAN, i paesi asiatici, con la Cina, con il Giappone, con l'Australia, con la Nuova Zelanda. Ed è stato costruito questo nuovo accordo che porterà a un abbassamento dei dazi, a una maggior cooperazione e collaborazione commerciale. Però al di là di quello che decide, diciamo, che definisce le opportunità che apre alle economie di quelle regioni, ci sono due dati importanti. Che in questo accordo non ci sono gli Stati Uniti, che in passato erano presenti in tutti i principali accordi. Trump se ne è tenuto fuori perché, come vi dicevo prima, privilegia i rapporti bilaterali, e soprattutto non c'è l'India. L'India, che ha negoziato fino al 2017 su questo accordo, ne è rimasta fuori perché era preoccupata dell'avvento di una potenza come quella cinese, però di fatto gli ha lasciato campo libero. E oggi la Cina è il primo attore indiscusso in Asia, può con questo esercitare un'egemonia non solo economica ma anche politico-culturale, ma da lì può proiettarsi anche negli altri teatri strategici, ed è quello che sta facendo con la Belt and Road Initiative, la cosiddetta via della seta. Quindi non solo però dal punto di vista diciamo del percorso via terra, ma soprattutto del percorso via mare. È una strategia molto insidiosa, perché parte con accordi commerciali, ma poi viene a stringere rapporti più forti dal punto di vista politico-diplomatico. Se vedete, l'espansione cinese dal punto di vista degli accordi della Belt and Road Initiative è estremamente interessante, abile dal loro punto di vista, passa dai principali stretti da cui circolano e fluiscono la maggior parte delle merci che passano via mare, quindi attraverso lo stretto della Malacca,
si arriva a Bangladesh, dove hanno fatto interventi importanti dal punto di vista di infrastrutture strategiche come sono quelle portuali, circonda l'India che è il principale avversario, come vi dicevo prima, nell'area, ha fatto investimenti in Sri Lanka, Colombo, Negombo e in Pakistan, ha di fatto stretto al collo del governo pakistano con degli interventi dal punto di vista infrastrutturale, anche lì nei porti, nel sud del Pakistan, che hanno poi portato a dipendere dal punto di vista del debito il Pakistan dalla Cina, riscendendo e poi risalendo in Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, hanno fatto investimenti notevoli a Gibuti, hanno costruito vicino a Camp Le Monnier, dove c'è la storica base degli Stati Uniti, una base ancora più grande, costruita in pochi mesi e con un salto di qualità, quindi non solo presenza commerciale, investimenti, come succede in tutta l'Africa, in particolare nel Corno d'Africa. L'Etiopia ormai è uno dei paesi a maggior tasso di investimento cinese, lo stesso presidente Abiy, un presidente Abiy, adesso purtroppo in difficoltà perché è riscoppiata la guerra ai confini con l'Eritrea, è una di quelle persone che negli incontri con gli europei, con noi, dice non lasciatemi da solo con la Cina perché rischio di essere stretto in un abbraccio semi-mortale, dove investimenti notevoli, le autostrade, le strade, i principali palazzi nuovi ad Addis Abeba sono proprio cinesi. Cooperazione europea forte, c'è la presenza dell'Italia, ma la preoccupazione appunto che si sia stretto in un abbraccio mortale. Da lì si risale attraverso Suez, dove anche lì sono stati fatti investimenti, in Grecia il porto del Pireo ormai cinese, e solo l'intervento della Golden Power che abbiamo voluto, cioè di questo strumento di difesa degli asset strategici, ha impedito che venissero fatti investimenti importanti anche nei porti italiani, ad esempio di Trieste e di Genova, dove già invece ci sono partecipazioni in quello di Savona. Questo per darvi l'idea di come evidentemente il progetto della Belt and Road Initiative, su cui noi avevamo dei dubbi che venisse fatta l'adesione italiana prima del paese G7, appunto alla Belt and Road Initiative, senza aver preso una posizione europea, stavamo negoziando proprio la strategia europea verso la Cina, con il governo giallo-verde ci fu questa adesione anticipata nei confronti della Belt and Road Initiative, destando preoccupazioni nell'alleato americano e anche in molti paesi europei. Abbiamo preso le contromisure, il problema è che bisogna essere consapevoli. La Belt and Road Initiative è il tentativo di costruire un nuovo ordine internazionale, legittimo dal punto di vista della potenza cinese, è importante che ci sia piena consapevolezza degli europei, dell'Italia, che oggi si trova appunto stretta, io mi fermerei qui in questo primo intervento, tra diciamo l'offensiva cinese, l'incapacità di una parte politica di comprendere appieno quanto questa sfida possa essere pervasiva ed entrare, minacciare in qualche modo, con questa assertività, anche gli asset strategici italiani, quindi in qualche modo la sicurezza, la difesa, e in prospettiva anche la qualità della vita, le modalità di vita, perché è evidente che questa offensiva non avviene solo dal punto di vista commerciale, non avviene solo dal punto di vista politico-diplomatico, ma si insinua attraverso la diplomazia delle mascherine e quella guerra ibrida di cui vi parlavo prima, il tema della rete, anche attraverso messaggi che vanno a incidere direttamente sulle opinioni pubbliche occidentali e su quella italiana in particolare. I sondaggi di opinione lo dicono, grande apertura di credito nei confronti della Russia e soprattutto dei cinesi, minor attenzione e popolarità per gli alleati storici, siano essi europei che statunitensi. Quindi da questo punto di vista il Covid ha inciso e come, accelerando alcuni processi che erano già in atto ma facendoli esplodere. Quindi diciamo io mi fermerei qui per adesso, visto che nel frattempo si è collegato l'ambasciatore Sanguini, che saluto, lo incontrai tanti anni fa, mi fa piacere rivederlo e incontrarlo, è sempre stato uno dei migliori all'interno della carriera diplomatica, non solo per il modo con cui l'ha svolta, ma anche per la capacità di interpretare i fenomeni e anche di raccontarli. Quindi mi fa piacere essere qui con lui questa mattina, lo saluto ben volentieri. Grazie, grazie senatore, benvenuto anche all'ambasciatore che ora ci ragguaglierà dal suo punto di vista, insomma, sul contesto, e vi lascio direttamente la parola, non dico altro. Grazie. Bene, io intanto saluto Alessandro Alfieri con molta simpatia,
lo ringrazio per le sue parole. Devo subito, intanto vi devo chiedere scusa per non essermi collegato per tempo, ma sono un pasticcione e quindi ero convinto che fosse a mezzogiorno, quindi stavo tranquillamente pensando a tutt'altre cose. Detto questo, devo anche dirvi una cosa molto banale, ma sento il bisogno di dirvela, e cioè mi dispiace da morire di non poter essere lì con voi, guardarvi in faccia, guardare le vostre espressioni, la vostra fisicità, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo purtroppo accontentarci di una virtualità che mi sembra quasi offensiva, però insomma abbiamo ben altri problemi che non il mio rammarico di non potervi guardare in faccia. Io non vi nascondo che adesso ho sentito gli ultimi minuti dell'intervento di Alfieri, che mi pare abbia incentrato un po' il suo intervento sulla Cina. Io vorrei intanto fare un riferimento al titolo, no? Perché quando io ho letto il titolo Crisi dell'ordine mondiale dopo il coronavirus, io mi sono chiesto se questo titolo rifletteva un certo ottimismo, nel senso che si pensava che all'epoca di questo incontro il virus sarebbe stato sconfitto, oppure perché si prevedeva una visione a medio-lungo termine con cui bisognava fare i conti. E io proprio in questa logica vorrei partire da... Io sono vecchio, quindi vorrei partire un po' indietro nel tempo, perché partire da un cenno che ha fatto anche Altieri, nel senso di dire noi abbiamo vissuto e siamo in una fase in cui l'ordine mondiale offre a dir poco elementi di confusione, di disordine, però è un disordine in cui abbiamo una superpotenza che nel tempo, no, ha lasciato dei vuoti in termini di prestigio, di autorevolezza, di impegno multilaterale. Non ci dimentichiamo poi l'avvento di un Trump che è riuscito a sfasciare quel poco che era rimasto ancora in piedi. Ma quello che mi interessa sottolineare è che questa è una crisi che viene da lontano, da molto lontano. Viene da lontano nel senso che noi oggi abbiamo, ecco, dei soggetti internazionali che stanno, come posso dire, sfidando quello che sembrava essere ormai inalterabile, no? È stato detto della Cina. Beh, la Cina è un fenomeno grandioso nelle sue dimensioni, ma anche nei riflessi che può determinare la sua politica, che non dimentichiamoci, è una politica sottile, è una politica di medio-lungo termine, è una politica silenziosa, è una politica che non ama le fratture, però è una politica che non si ferma, che si muove, va avanti, e va avanti, diciamo, a 360 gradi, va avanti economicamente, lo vedremo dopo, commercialmente, tecnologicamente, ma nel frattempo ci sono anche altri soggetti internazionali. C'è la Russia, che pur non avendone le risorse, sta reinventandosi un suo profilo tra il militare e il brokeraggio e la mediazione. Pensiamo alla Siria, pensiamo all'area medio orientale in generale. Abbiamo un'India dove si stanno consumando dei conflitti veramente spaventosi. Abbiamo un Brasile, abbiamo una Turchia vicino a noi. Ora, tutto questo, ecco, dobbiamo considerarlo come il frutto di un trend, di una evoluzione che prende, diciamo, le mosse dalla fine della Guerra Fredda. La fine della Guerra Fredda che ha visto l'incrocio di due sistemi complessivi, che
in qualche modo governavano il mondo, non che non ci fossero conflitti, per carità, però io stesso ne ho vissuti durante la mia, il mio servizio diplomatico, prima in Etiopia, tornata in queste ore ad essere ancora calda per altre ragioni, l'ho visto in Cile nell'88-89, quando con altri paesi si è riusciti a sostenere le forze democratiche. Però, ecco, tra l'89 e il 91 avviene un evento che segnerà il seguito, vale a dire il sistema occidentale vince sull'altro sistema, quello sovietico, ed è un sistema di valori, un sistema di interessi, un sistema in cui l'Occidente era il netto vincitore. A quell'epoca ci furono due pensatori che commentarono e cercarono di fare delle previsioni sul futuro. Il primo è quello che ha scritto un saggio che terminava con un punto interrogativo, fine della storia, il cui succo fondamentale era: l'Occidente vince, il sistema occidentale vince, il sistema occidentale è il sistema che vale per tutto il mondo. Dall'altra parte c'è un altro signore, tal Huntington, che diceva invece: stiamo attenti perché ormai i conflitti avverranno in chiave di civiltà, in chiave di identità. Bene, l'Occidente aveva in mano l'occasione storica, direi, di fondare un unipolarismo attento alle identità, e devo dire che ha preferito fare un'altra scelta, cioè la scelta della omologazione del modello occidentale, omologazione totale, intendiamoci, non un tentativo di mettere a confronto. E da quel momento in poi sono venute fuori le contraddizioni che oggi contraddistinguono la nostra realtà, perché alla fine quello che è emerso è un bisogno prorompente di dimostrare la propria soggettività, le proprie individualità. E in tutto il mondo è cominciata questa reazione. È una reazione importante, perché è una reazione che ha portato il Medio Oriente nelle condizioni di entrare a gamba tesa in tutto questo mosaico. È una, come posso dire, è un processo che ha finito per mettere progressivamente in ombra la politica rispetto all'economia, la politica rispetto alla tecnologia, e questo ha creato un riorientamento fondamentale. Per quanto riguarda, non parlo dell'Europa perché, per carità di patria, perché sarebbe troppo triste parlare dell'Europa, che ha mancato un appuntamento fondamentale, la risultante qual è stata? È stata che la grande potenza ha cominciato a guardare verso est, in fondo ha guardato con sempre meno interesse al suo ovest. Non ci dimentichiamo anche, detto, un cenno a Trump lo devo fare, ma non ci dimentichiamo che anche Obama è stato l'uomo che ha cominciato a guardare all'estremo oriente come punto di riferimento fondamentale. Con Trump è successo il disastro, vale a dire, questo sì che ha accelerato un processo mondiale, perché Trump ha messo in discussione l'ordine multilaterale con il suo America First, con il suo contrattualismo ha aperto una stagione di conflitti commerciali senza precedenti. Intendiamoci, qualche ragione ce l'aveva, però c'è modo e modo per impostare le cose. Ha messo in discussione la stessa NATO, che era il pilastro dei rapporti transatlantici.
In tutto questo è chiaro che il prestigio, l'autorevolezza, anche la supremazia americana, no, è entrata in discussione, perché non dimentichiamoci che quando parliamo del multilateralismo, ad esempio, beh, il multilateralismo è cresciuto sotto la mano benedicente della supremazia americana. Io ne ho avuto molti esempi pratici nel corso della mia vita professionale. Eravamo pronti ad accettare questo prezzo proprio perché c'era un insieme di valori, c'era un insieme di punti di riferimento che ci facevano sentire in sintonia. Però tutto questo ha significato, con l'avvento di Trump, veramente un crollo fondamentale. E non ci dimentichiamo che questo processo alla fine si è scontrato con una realtà che era assolutamente imprevedibile. E questa realtà si chiama pandemia. Di una cosa dobbiamo ringraziare la pandemia, che ci ha liberato di Trump. Noi parliamo della pandemia che come fattore di accelerazione, poi ci tornerò su questo punto. Però il punto fondamentale, secondo me, in questa logica, è che con questa pandemia il trionfo annunciato di Trump non ha funzionato per poco. Diciamo pure che ci è andata pure bene, perché immaginate se non ci fosse stata la pandemia. Quando tutti prevedevano il trionfo di Biden, nessuno prevedeva che in realtà Trump avrebbe potuto vincere. Però se poi noi guardiamo i numeri, ecco, dobbiamo dire che se non ci fosse stata la pandemia, è vero che la storia non si fa coi sé, però noi ci proviamo lo stesso, e ci ha restituito almeno una sfida che adesso però gli Stati Uniti debbono accettare, devono portare avanti. E la sfida è quello che ha adesso Biden. Ma nel frattempo, noi viviamo un'epoca in cui questa pandemia cosa ha creato nel mondo? Si è detto un acceleratore di fattori di crisi preesistenti, verissimo. Dal mio punto di vista, voglio sottolineare degli aspetti in cui l'accelerazione non c'è stata, ma c'è stato un altro fenomeno, vale a dire il soffocamento di tante voci di libertà nel mondo. Pensiamo a Hong Kong, pensiamo all'India con il conflitto degli indù, pensiamo al Medio Oriente, dove le proteste algerine, le proteste del Libano, le proteste dell'Iraq hanno trovato nella pandemia un tampone che ha chiuso loro la bocca e ha consentito ai poteri forti di quei paesi di mantenere, se non di accrescere, il loro ruolo. E ha portato altri paesi, e ricomincio, la Cina, l'India, la stessa Russia, a mettere in discussione culturalmente l'Occidente. Se voi andate a leggere tra le righe di quello che dice Xi Jinping piuttosto che Putin, ritrovate l'orgoglio di contrapporre al modello occidentale il modello religioso o laico di riferimento interno. È questo che rende colpevole, diciamo, se posso usare questo termine che non si addice a un incontro come il nostro, colpevole l'Occidente. L'Occidente che non ha capito, ha agito come, io ricordo, gli americani in Etiopia, si portavano anche l'insalata. Parlo dell'ambasciata americana, perché non ci si fidava dei prodotti locali.
erano considerati più o meno immondizia. E cioè l'America soffre di questa difficoltà di capire, di accettare altre dimensioni culturali e identitarie. E tutto questo noi l'abbiamo visto, ad esempio, in questo Mediterraneo nostro, in cui complice, devo dire, l'Europa, abbiamo finito per ignorare questa forza identitaria che, non ce lo dimentichiamo, la storia è importante, all'inizio del secolo scorso, quindi parliamo di più di 100 anni fa, o subito dopo la prima guerra mondiale, noi abbiamo avuto delle proteste identitarie in tutto il Medio Oriente. Questo, secondo me, è un punto che va sottolineato perché o l'Occidente capisce e accetta la sfida, oppure i tempi saranno bui. E la voglia di omologare il mondo, vi ricordate il non luogo? No? Noi in fondo adesso abbiamo difficoltà, avevamo, perché adesso con l'epidemia non viaggia più nessuno, viaggiano molto pochi, ma non c'era differenza nell'aeroporto di Pechino piuttosto che in quello di New York o in America Latina, cioè erano tutti non luoghi. Ecco, la pandemia sta offrendo a queste diversità uno spazio che ha dell'incredibile, ma nello stesso tempo, ripeto, sta anche promuovendo soluzioni che erano assolutamente considerate inaccettabili fino a poco tempo fa. Prendiamone uno proprio riguardo alla Cina, e cioè l'equazione democrazia-crescita non sta più in piedi, perché in questo momento la Cina, che non è sicuramente un paese democratico, è forse tra i pochi paesi al mondo che sta crescendo. E questa è un'equazione che ha importanza. Ha importanza il fatto che questa epidemia, questa pandemia, abbia dato ossigeno, forza ai nazionalismi con tutto il portato di autoritarismo che si portano dietro. E io credo che questo sia un punto su cui dobbiamo riflettere con molta, molta attenzione. Si diceva della, dicevo, posso dire, della attenuazione del ruolo della politica rispetto all'economia, all'economia finanziaria, all'economia tecnologica. Oggi siamo in piena guerra tecnologica. E anche in questo devo dire che la parte più, tra virgolette, aperta dell'Occidente, cioè l'Europa, è silente. Avete mai fatto caso che non c'è una multinazionale degna di questo nome, salvo forse l'Unilever, che abbia un marchio europeo? Sono tutte multinazionali che hanno un ceppo americano o cinese. Noi ce l'abbiamo tanto con Amazon, ma se guardiamo Alibaba, ecco, ci rendiamo conto che il signor Bezos è in fondo un allievo abbastanza minoritario del mondo economico e tecnologico. Quindi l'Europa in questo momento non ha la forza, ma non ha neanche la volontà di contrapporsi. Io ho salutato con molta gioia, devo dire, la decisione che è intervenuta in seno all'Unione Europea di solidarietà e di sostegno delle economie più fragili, col New Generation Fund, ad esempio. Beh, siamo arrivati praticamente a dicembre e ci rendiamo conto che abbiamo ancora la tagliola della unanimità, che guardate che fa da contraltare alla tagliola del veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono due rigidità che rendono difficile il lavoro internazionale.
E l'Europa, ripeto, oggi si trova a dover affrontare questa realtà divisoria che tarpa le sue ali e tarpa soprattutto la sua capacità e possibilità di intervento. Ecco, io mi fermo qui e ridò la parola al nostro moderatore e mi preparo almeno mentalmente per la seconda e ultima parte. Grazie. Io ringrazio voi innanzitutto per aver accettato questo invito. Già parecchie questioni sono già state affrontate, ma mi sembrano molto interessanti. Rispondo soltanto per quanto riguarda la questione del titolo. No, non eravamo affatto ottimisti, anzi, tanto da prevedere che tutto l'anno si sarebbe svolto online. Diciamo che lo prendiamo ormai come un dato di fatto. C'è stata questa cosa e molte cose cambieranno. Quindi ormai era un consideriamolo già come acquisito. E ricedo quindi a questo punto il microfono virtualmente al senatore Alfieri. Sì, eccoci. Abbiamo concordato con gli organizzatori di concentrarmi sulla seconda parte, diciamo, restringendo un po' l'obiettivo. Siamo partiti nel primo intervento su nuovo ordine internazionale, quindi Stati Uniti da una parte e Cina, stringendo un po' di più, arrivando verso teatro geostrategico, geopolitico molto più delicato per le connessioni immediate rispetto all'Italia, che è quello del Mediterraneo e del Medio Oriente, i paesi MENA, quindi Nord Africa e i paesi medio orientali, e vedere un po' come cambia con le influenze di cui abbiamo parlato prima, quindi post elezioni americane, il Covid, la diplomazia delle mascherine, le azioni messe in campo dai singoli paesi in una fase complicata come questa. Condivido la lettura che dava Sanguini, diciamo, da una parte come acceleratore, come aveva raccontato nella prima parte del mio intervento, e dall'altra anche come rischio che vada a coprire alcune dinamiche esplosive che sono emerse in tanti paesi, che siano guerre civili, conflitti a bassa intensità, che siano appunto il reprimere diritti, principi, libertà fondamentali che fanno parte, diciamo, della storia europea, e in un luogo appunto cosmopolita come Hong Kong. E dicevo, mi concentro più sugli aspetti che riguardano le aree più vicine a noi e anche in Italia cosa stiamo facendo per contrastare alcune delle nuove minacce e sfide che in qualche modo mettono a rischio la solidità della nostra sicurezza, stabilità dei nostri legami anche europei, anche la dimensione economico-finanziaria delle nostre aziende. Parlo di come è cambiato, diciamo, il Mediterraneo e il Medio Oriente, perché le scelte, quando dicevo le scelte di Trump, non sono state neutre nei confronti dell'Europa, non lo sono state certamente per la parte che riguarda gli accordi commerciali, dove la maggiore assertività di Trump, che ha fatto valere i rapporti di forza, lo ha fatto con tutti i paesi. È partito con la Cina, lì era un po' più complicato perché la maggioranza del debito commerciale, in generale del debito sovrano in mano cinese, portava gli Stati Uniti a negoziare in posizione di pari dignità con la Cina. Con l'Europa ha provato a forzare di più la mano, quindi ha costruito un accordo con i cinesi, e adesso è in via di definizione un negoziato molto duro con l'Europa, e l'ha preparato a colpi di dazi e tariffe messe sui paesi europei, giocando geometria variabile, cercando di far saltare una sorta di unità europea, che sulla politica commerciale è una delle poche cose, diciamo, su cui l'Unione Europea ha dimostrato di essere compatta, essendo una materia comunitaria. D'altronde, i paesi europei reggono in uno scenario internazionale economico molto competitivo se, da questo punto di vista, giocano la partita insieme. Quello è uno degli aspetti. L'altro aspetto, dal punto di vista della
della sicurezza e dei rapporti militari e l'atteggiamento dentro la NATO che ho trattato nel precedente intervento, ma anche le scelte purtroppo prese a livello unilaterale, comunicate all'ultimo momento all'interno della sede NATO sul Medio Oriente, il ritiro dalla Siria, lasciando da soli i curdi e dando spazio di fatto agli attori russo-turchi, è stato il primo elemento preoccupante che poi ha portato, diciamo, anche a un disimpegno nel Mediterraneo che già era iniziato precedentemente, che ha sancito un nuovo modello interessante di collaborazione internazionale fra due attori regionali che aspirano a rafforzarsi sempre di più, e cioè la Turchia e la Russia, che hanno questo modello di cooperazione competitiva o di competizione cooperativa, per cui li vedi contrapporsi in diversi teatri, in Libia, in Siria, nel Nagorno-Karabakh, nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian, ma poi si ritrovano in sede bilaterale e provano a governare questi fenomeni, dando l'idea di essere loro i grandi giocatori delle partite che riguardano appunto il Mediterraneo e il Medio Oriente. E per l'Europa ciò è difficile da accettare, anche perché sul versante della politica estera, di difesa e di sicurezza, oggettivamente l'Europa ancora non c'è. È la cooperazione e la collaborazione tra i principali paesi europei, quindi quando funziona la collaborazione tra i principali paesi europei si riescono a costruire delle operazioni di successo. Quando questo non c'è, si lascia spazio evidentemente ad altri attori. Ma il consolidamento, la Russia c'era già, si è rafforzato ulteriormente, l'avvento della Turchia come potenza regionale in teatri che per noi sono fondamentali è evidentemente un dato nuovo, ed è un dato nuovo anche questo appunto sistema di collaborazione competitiva con la Russia. Lo vediamo appunto in Siria, dove l'Italia non ha mai giocato un ruolo, potrebbe giocare l'Unione Europea nella fase di ricostruzione. C'è stato tra Armenia e Azerbaigian nella vicenda del Nagorno-Karabakh, dove si è trovato adesso un cessate il fuoco e un accordo che è partito, diciamo, dal gruppo di Minsk, ma si è potuto fare solo e unicamente per l'accordo fra Russia e Turchia, quindi porta a stabilizzare quell'area. I paesi europei avevano posizioni differenti, la Francia pro Armenia, la Germania è rimasta un po' defilata per il rapporto forte che ha con la Turchia, per il numero di turchi che abitano, vivono e lavorano in Germania, e l'Italia storicamente ha avuto un approccio equilibrato, una vicinanza culturale con l'Armenia cristiana, ma interessi dal punto di vista soprattutto energetico notevoli con l'Azerbaigian, da cui arriva una parte importante del gas e dei rifornimenti dal punto di vista energetico, e quindi difficilmente l'Europa poteva giocare una partita unita su quel teatro. Ma la questione che per l'Italia è evidentemente più importante è la questione del Mediterraneo orientale, del Mediterraneo centrale, della Libia, nel Mediterraneo orientale, dove l'ENI ha interessi straordinari, dove ha scoperto uno dei più grandi giacimenti al mondo petroliferi a Zohar, dove sta lavorando su altri giacimenti di gas in collaborazione con altre realtà europee, e dove lo scontro è molto forte fra Grecia e Cipro da una parte e Turchia dall'altra, dove le acque sono contese e la Turchia, per contare di più, è riuscita a infilarsi appunto nelle contraddizioni del conflitto libico dopo l'intervento dissennato del 2011, in cui Gheddafi era il feudatario che controllava in maniera assertiva le differenze etniche, culturali, libiche, la tradizionale differenza in tribù. Adesso quelle differenze si sono esasperate, non c'è più un elemento che porta a unitarietà, e il rischio di una deflagrazione, di una disintegrazione dell'integrità
territoriale libica è evidente che ci possa essere una divisione in sfere di influenza, ed è uno di quei classici casi dove si gioca una guerra per procura, dove le faglie sono molto complicate da leggere, perché non sono solo politiche, diplomatiche, sono anche religiose e intrareligiose in molto casi. È evidente lo scontro all'interno del mondo sunnita, ad esempio, nel fronte quello più legato alla fratellanza islamica, rappresentato dalla Turchia e dal Qatar, che non a caso sostengono Serraj, il leader del GNA, dell'autorità riconosciuta dalle Nazioni Unite in Libia, diversamente invece da quanto fanno le monarchie del Golfo, quindi che sono meno legate a un'idea di Islam politico, sono sunniti anch'essi, sono wahhabiti, e sostengono con determinazione invece il fronte opposto, quello di Haftar, soprattutto gli Emiratini, che hanno fatto avere droni, mezzi, risorse per poter sostenere lo scontro con Serraj, e con Serraj appunto sono schierati i turchi e i qatarini. Chi è che ha giocato quella partita? Si è aperta una fase nuova. L'Italia storicamente ha sempre avuto un ruolo importante in Libia, politicamente ma anche dal punto di vista economico. La maggior parte in passato, la maggior parte del greggio arrivava proprio da lì. L'ENI è molto presente nella parte non solo della Tripolitania, ma sud verso il deserto del Fezzan. Abbiamo perso spazio non solo perché l'Europa si è divisa in una fase, non è solo quello, è perché Turchia da una parte e Emiratini e russi soprattutto dall'altra sono più propensi a utilizzare l'opzione militare, cioè loro sono propensi, e le loro opinioni pubbliche accettano un intervento militare diverso anche dentro una conflittualità bellica, dentro una guerra civile locale, cosa che per le nostre opinioni pubbliche non è accettabile, non è accettabile per la nostra Costituzione. Noi possiamo intervenire dopo in operazioni di peacekeeping, di mantenimento della pace, anche in teatri complicati e difficili, ma non andiamo a fare guerra. Questo è un tema su cui bisogna affrontarlo senza infingimenti, senza ipocrisie. E quando si dice ma l'Italia conta meno, conta poco, l'Italia conta meno anche per scelta, nel senso che non è disposta ad andare a fare una guerra in quei territori, e quindi deve mettere in campo il capitale politico, diplomatico acquisito in anni, giocando con gli altri paesi europei, quello che ha provato a fare con la conferenza di Berlino insieme alla Germania, e trovando un equilibrio con la Francia, dicendogli noi ti aiutiamo nel Sahel, abbiamo deciso di mettere i nostri soldati a fianco di quelli francesi in un'operazione delicata che è quella di Takuba per la sicurezza nei confronti di infiltrazioni dell'organizzazione di matrice islamica in territori difficili come il Mali, il Burkina Faso, fino al Chad, nel Niger, dove siamo presenti anche con la nostra missione militare. I francesi da questo punto di vista hanno fatto sì che si allineassero, diciamo, una posizione comune anche con la Germania, per evitare che cosa? La spartizione della Libia, che avrebbe voluto dire, diciamo, la Russia nella parte della Cirenaica, la Turchia dall'altra parte, andando di fatto a fotografare, a rafforzare quell'idea di individuazione di zone economiche speciali nel Mediterraneo, che avrebbe portato e sta portando di fatto una conflittualità crescente appunto con Grecia, Cipro, ma anche con i nostri interessi strategici dal punto di vista energetico. La Libia è importante anche per la stabilità e la sicurezza del nostro territorio, dal punto di vista appunto del rischio dell'infiltrazione del terrorismo di matrice islamica, per i flussi migratori crescenti, appunto, dicevo prima, gli approvvigionamenti energetici. La stabilità di quell'area per noi è fondamentale, è un interesse a che fare con gli interessi nazionali, a che fare con la possibilità di far intraprendere un percorso di normalità, la possibilità appunto di tenere unita la Libia, di fargli celebrare delle elezioni, stabilizzare, di garantire che ci sia un unico esercito, il controllo e il monopolio dell'uso della forza, oggi frammentato in diverse milizie, e riportare sotto controllo anche quella guardia costiera che sta perpetrando purtroppo violazione dei diritti umani crescenti. Quindi se vogliamo dare una prospettiva di sviluppo
a quella terra di superamento delle drammatiche condizioni in cui è e garantire anche la sicurezza del nostro paese, noi dobbiamo essere presenti. Abbiamo fatto ripartire la missione Irini, una missione importante di controllo del Mediterraneo centrale su tutti questi temi, anche dal punto di vista navale, aereo, e in prospettiva l'ideale sarebbe di poter far sì che una missione europea sia quella che garantisce e faccia da cuscinetto anche su terra, nella zona ad esempio di Sirte, tra le due zone appunto sotto controllo di Haftar e di Serraj. Per fare questo ci vuole però, e ho chiuso la trattazione per farvi capire, mi sono soffermato sulla Libia, ma per farvi capire il concetto che dicevo prima, ci vuole la presenza degli Stati Uniti. Il ritiro degli Stati Uniti permette l'affermazione di Turchia e Russia. La presenza degli Stati Uniti in questi terreni strategici dà più forza all'Europa. L'Europa da sola non ce la fa, soprattutto dal punto di vista della sicurezza militare. Quindi, con l'avvento di Biden, io vedo la possibilità che i toni possono essere diversi, che si parli la stessa lingua, che Deep State e leadership negli Stati Uniti ritrovino consonanza, che gli Stati Uniti continueranno a chiedere con forza e con determinazione il rispetto dei patti, degli accordi, il 2% delle spese militari, come vi dicevo prima, ma avendo visto anche le prime scelte di Biden come Chief of Staff, come Segretario di Stato, come Blinken, come scelta per il National Security Council, tutte persone che con gli europei hanno rapporti consolidati, conoscono le sfide più importanti e delicate, conoscono l'importanza del Mediterraneo, del Medio Oriente per la sicurezza e la stabilità del continente europeo e anche per la sicurezza di alcuni interessi strategici statunitensi. È chiaro che noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti con noi nel Mediterraneo e in Libia per poterli avere, per poter incidere anche sugli altri attori in gioco con la potenza diplomatica, politica, militare degli Stati Uniti, molto più disposti di noi a utilizzare anche l'opzione militare. Beh, insomma, qualcosa in cambio dobbiamo dare e allora in prospettiva probabilmente con l'Italia, che non avrà più la guida della operazione di peacekeeping in Libano, probabilmente ci chiederanno un ruolo maggiore all'interno della compagine irachena, dove dell'intervento in Iraq NATO, dove già noi siamo il secondo contingente militare nella coalizione internazionale, e questo per portare appunto a un maggiore ruolo dell'Italia nel condividere l'onere di essere presente e gestirsi una parte di quella sicurezza internazionale che deve essere garantita da tutti i principali paesi, e noi in cambio potremmo chiedere un maggior protagonismo nel Mediterraneo. Questo però vuol dire, e chiudo su questo, ho parlato anche troppo, che l'Italia deve dare segnali chiari dal punto di vista dell'appartenenza euroatlantica, e nel precedente governo giallo-verde e in alcuni casi all'inizio della pandemia i messaggi, lo voglio dire senza ipocrisia, che sono venuti fuori dai governi, in particolare dal Movimento 5 Stelle, non sono stati univoci, perché è vero che il ministro degli affari esteri ha fatto dei passi avanti notevoli, ricordiamocelo, poco più di un anno fa, un anno e mezzo fa, quando si recava in Francia non per andare a trovare il suo omologo ministro del lavoro francese, ma andava a trovare i gilet gialli, andava a trovare il peggio dei gilet gialli, cioè colui che qualche giorno prima aveva detto a Macron che se ne sarebbe dovuto andare a casa e sarebbe stato sostituito dal capo dello Stato Maggiore che lo stesso Macron aveva cacciato, cioè per dargli l'idea di dove eravamo anche i rapporti di conflittualità diplomatica e politica con i francesi. In un anno e mezzo, diciamo, ha fatto passi avanti anche grazie al Partito Democratico, che ha ritessuto i rapporti con la Francia, la Germania, ci ha riportato a essere in qualche modo nel gruppo di testa lì, che ha preso un'iniziativa che ha portato a quel risultato straordinario che è stato il Recovery Fund, poi ce lo dovremo meritare, e ha costruito rapporti più distesi rispetto agli Stati Uniti. A un certo punto nel programma del Movimento 5 Stelle si parlava di equidistanza fra Cina, Russia e Stati Uniti, e per questo noi era evidentemente inaccettabile, è stato uno dei punti del nuovo governo in cui pian piano li abbiamo spostati, e le prime manifestazioni di Di Maio nella fase iniziale della crisi pandemica sono state di grande apertura nei confronti della Cina,
Vi ricorderete i telegiornali inondati, e non è un caso che i messaggi, diciamo, pro-Cina, in cui andava ad accogliere i medici e i carichi che arrivavano di aiuti dalla Cina. Questo ha influenzato evidentemente le opinioni pubbliche, ma tutto ciò non può essere sottovalutato. Quindi con la reazione del Partito Democratico è stata molto forte, abbiamo chiesto una scelta chiara di appartenenza euroatlantica, gli Stati Uniti rimangono il nostro principale alleato politico-militare, non solo per gli investimenti nella difesa, per il ruolo nella NATO, ma perché c'è una condivisione di valori e di principi di fondo, la stessa attenzione nei confronti delle libertà. E questo ha, e ho davvero concluso, però deve avere delle risposte concrete dall'Italia anche in termini di legislazione, di scelte, ed è quello che abbiamo fatto, ad esempio, rafforzando la Golden Power rispetto a investimenti strategici, il tema del 5G, del possibile intervento di Huawei, molto pervasivo. Se andate in giro per l'Italia vedete anche qualche cattedra universitaria finanziata da Huawei, guarda caso in ricerca e formazione universitaria legata proprio ai temi delle nuove tecnologie, magari cattedre di matematica, non è un caso. E quindi tenere alta la guardia per tutto il sistema paese. Golden Power sono infrastrutture strategiche, per me anche il pezzo di ricerca su quei temi delicati che hanno a che fare con i settori della difesa, dell'energia, delle nuove tecnologie. Motivo per cui, a mio avviso, ed è quello che stiamo facendo, abbiamo esteso il perimetro della sicurezza nazionale cibernetica. Ecco, ho voluto farvi questa panoramica, mettendo tanta carne al fuoco, per dire come il Covid è stato un acceleratore che ha portato alcune minacce, alcune evidenti, alcune un po' più latenti, ad essere attenzionate in maniera particolare, a portarci come governo e come Parlamento a prendere anche delle decisioni concrete, appunto come quelle della Golden Power, del perimetro di sicurezza cibernetico. E questa è la parte che possiamo affrontare meglio. La parte quella più insidiosa e complicata è quella di influenza diretta sulle opinioni pubbliche. Per quello vi dicevo prima, quando ho finito l'intervento precedente, il tema del quinto dominio, cioè della protezione della rete, di interventi, la rete, che non siano invasivi, che non siano di censura, che però ci permettano di tutelarci rispetto all'assertività di attori che rispondono in maniera diversa alle proprie opinioni pubbliche, possono stanziare risorse, soldi, fare investimenti tecnologici massicci, e che noi dobbiamo riuscire a contrastare. E noi Italia da soli non lo possiamo fare. Per quello è importante essere nei forum multilaterali, essere nella NATO, ma essere soprattutto in Europa. Ci sono sfide che, come Italia da soli, con sole minore nazionale, non siamo in grado di fare. Questa è la sfida anche nei confronti dei sovranisti. Spiegargli che queste grandi sfide che hanno a che fare con gli interessi nazionali si vincono se noi siamo più forti in Europa, se siamo più forti nei forum internazionali. Grazie, grazie senatore Alfieri. Questa panoramica veramente molto, molto ampia, che però dà un'idea efficace di tutte le questioni che sono sul campo, cioè di come poi nello scenario in cui ci siamo trovati, in cui questo elemento particolare, nuovo, ma così globalizzante come il virus, è andato a intervenire, in realtà poi vanno a saltare tutta una serie di equilibri, essere messi in discussione tutta una serie di equilibri, a partire proprio da quella diplomazia delle mascherine a cui facevi riferimento tu, ma che vanno a toccare tutta una serie di altre questioni, perché è così, come ci siamo detti tante volte, il mondo è così interconnesso, che è evidente che intervenire su un elemento spesso poi provoca degli assestamenti o dei nuovi rapporti anche su altre questioni. E una cosa che effettivamente salta all'occhio, e per tornare proprio al tema di oggi, è la questione dell'ordine. Cioè, l'ordine può essere inteso in una maniera, cioè come elemento, diciamo, poco mutevole, o meglio che dovrebbe mutare poco per garantire tutti, oppure, come veniva fuori anche dalla tua relazione proprio, che dava questa idea, che l'ordine in realtà è una costruzione di rapporti,
in un'altra sfaccettatura si può intendere come effettivamente poi anche le linee di intervento di ogni paese possono andare in un modo o nell'altro, e abbiamo avuto diversi esempi quest'oggi di come le differenze ci siano e di come le identità evidentemente facciano propendere per uno o l'altro aspetto. A questo punto rimando decisamente la questione all'ambasciatore Sanguini, ricordando a tutti che le domande si prenotano in chat. Sì, io prendo volentieri la parola intanto per dire che Alfieri è troppo bravo per permettere spazi di contestazione, troppo lucido, e gli faccio veramente i miei complimenti. Ma io credo che io partirei dall'Italia per poi allargare un po' il discorso, vale a dire l'Italia conta poco, no? Questo ormai è diventato uno stigma generalizzato, ma l'Italia non è che conta poco, è che l'Italia in parte Alfieri lo ha fatto capire, se non proprio lo ha detto a chiare lettere. E l'Italia non accetterebbe mai di avere un proprio morto per un'attività militare, non solo di offesa, ma anche di difesa. Immaginate i titoli di giornale che ci sarebbero in Italia se noi, no, facessimo uso della forza. Noi abbiamo negli interessi economici dell'Italia nel mondo un Dio parlante. Guardate l'Egitto. Oh, intendiamoci, io sono un diplomatico in pensione. Sono convinto che sarebbe un gravissimo errore se noi adottassimo delle ritorsioni nei confronti dell'Egitto. Però è anche vero che rimettere tutto nelle mani di una diplomazia, per quanto abile e raffinata possa essere, per poi vendere delle navi, no? Nei giorni in cui viene fuori che la procura di Roma sta no? Alle prove che Regeni era vivo e stava dentro una stanza dei servizi. Beh, questo è, diciamo, una contraddizione che richiede spiegazioni. Da un punto di vista dei diritti umani e umanitari, l'Italia fa poco, poco, troppo poco. Pensiamo all'Africa, no? Aiutiamoli a casa loro. Sì, ho capito, però non è che aiutiamoli a casa loro con 2 lire possa risolvere il problema. Quindi ha ragione Fieri quando dice noi dobbiamo assumere chiare responsabilità e adottare una linea di condotta da difendere. Ecco, non nascondo che sarà anche vero che il ministro degli esteri nel giro di un anno e qualcosa, ha fatto dei passi. Stento a dire in avanti perché non lo so ancora. E perdonatemi questa sottolineatura, perché oggi passi in avanti significano tante cose insieme. E in questo momento ho l'impressione che quando il Ministero degli Esteri, o meglio, un'intervista con Di Maio viene a essere interrotta perché il Di Maio dice in questo vecchio palazzo degli anni 30 questi contatti sono difficili. Beh, mi cascano le braccia perché allora, dico, tutti i contatti internazionali che Di Maio dovrebbe tenere dalla mattina alla sera, come potrebbero avere successo? Ma chiudo la polemica con Di Maio con queste parole perché non mi pare che valga la pena di andare avanti. Quello che invece mi interessa dire è che l'Italia in questo momento sta assumendo la presidenza del G20. Quindi ha una grande occasione per profilarsi sul piano internazionale in questo condominio del mondo in cui, come dicevo prima, sulla carta a livello multilaterale uno vale uno, poi in realtà così non è perché ciascuno porta il peso della sua forza economica, tecnologica, culturale, quello che sia.
ma il suo peso specifico. L'Italia deve aumentare questo peso specifico ed ha una sfida importantissima. Del resto, se l'Arabia Saudita, con le pesanti ombre che gravano su quel regime, esce bene da un G20 del 2020, tarlato dalla pandemia, non solo esce bene perché esce con un comunicato in cui i 20 paesi che gestiscono il 90% della ricchezza mondiale, sulla carta perlomeno, si impegnano a fare in modo che gli aiuti per chi viene colpito dal Covid-19 venga curato con un vaccino di cui si dice sarà assicurata la disponibilità in tutto il mondo, anche nei paesi più poveri. Questo è un messaggio che secondo me l'Italia dovrebbe raccogliere con grande forza, con grande autorevolezza e portarlo avanti. Vedete, giustamente Alfieri si è fermato sul Mediterraneo. Lo vorrei fare anch'io prendendo le mosse da quello che è successo nelle ore scorse con l'assassinio di questo ingegnere iraniano del nucleare, per dire che noi abbiamo in Biden un uomo su cui stiamo riversando forse aspettative eccessive rispetto alle capacità, non suo personali, ma dell'amministrazione americana, dal riprendersi dal terremoto trompiano. Faccio qualche esempio. Biden non cambierà sostanzialmente i rapporti con la Cina e non lo farà perché l'opinione pubblica americana vede nella Cina, se non un nemico, una realtà antitetica, antinomica. E quindi noi dobbiamo attenderci un Biden che, se vorrà dimostrare quello che è rispetto a Trump, sicuramente utilizzerà toni diversi, un linguaggio diverso, su questo io non ho alcun dubbio, ma nella sostanza quello che Biden sarà chiamato a fare è quello di avere un rapporto di competizione perlomeno onesto. Ed è difficile questo, è difficile, perché Biden non può trascurare non tanto quel 45, 47, 50% dei trumpiani, ma del paese intero, che non vede nella Cina un rapporto, un paese con cui stabilire rapporti di amicizia. Biden deve riuscire a cambiare questa percezione, perché altrimenti noi avremo una Cina che, con la bandiera del multilateralismo, come lasciava intendere molto bene Alfieri, sta penetrando nella maglia che avvolge l'intero pianeta a suo uso e consumo. Via della Seta è un esempio più che concreto di questa operatività. Teniamo conto che la Cina ha aperto anche lui la sua prima base navale nel Mar Rosso, cosa che di solito non si dice, però c'è. Sta mettendo a confronto i paesi del Medio Oriente, perché i conflitti disturbano la sua strategia. Medio Oriente. E lì Biden, è difficile capire che cosa potrà fare il Medio Oriente, perché anche il Medio Oriente ha una rilevanza secondaria nell'opinione pubblica americana. Già lo aveva con Obama, il leading from behind, cioè guidare da dietro. Non è fraseologia trompiana, è una linea di condotta strategica inaugurata da Obama. Il ritiro, ridimensionamento, disimpegno americano in Medio Oriente non l'ha cominciato Trump. E non so se Joe Biden avrà la forza di rovesciare questa linea di tendenza.
Io credo che il suo problema sarà quello della continuità della lotta al terrorismo, su questo non c'è dubbio che Biden la manterrà. Sarà complicato per Biden riprendere per i capelli i rapporti con l'Iran, che sicuramente questo assassinio non favorisce, però è anche vero che se riuscirà a riportare l'Iran al tavolo delle trattative, del rientro, ecco, dovrà mediare tra la richiesta iraniana di compensazioni per i danni sofferti per le sanzioni americane da una parte, e dall'altra però richiedere all'Iran qualche cosa in termini di politica regionale. E io non lo so se Biden con il ministro degli esteri in pectore, Blinken, sarà in grado di portare avanti con successo questa operazione. Me lo auguro, però teniamo conto che il contesto medio orientale oggi vede un qualcosa di inedito, e cioè, torno al discorso iraniano, con questo avvicinamento tra Israele e i paesi arabi, in particolare i paesi del Golfo, che segretezza o non segretezza ormai sono partita corrente, e cioè i rapporti con i paesi arabi, ivi compreso l'Arabia Saudita, che non può permettersi di dichiararlo ufficialmente, e non lo può fare perché c'è un piano di pace proposto proprio dall'Arabia Saudita, in cui si subordina al riconoscimento di Israele, alla restituzione dei territori occupati, e quindi è difficile per l'Arabia Saudita ammettere pubblicamente un desiderio politico di normalizzazione dei rapporti con Israele. Però quello che è fuori discussione è che l'Arabia Saudita da un lato e Israele dall'altro, ma l'Arabia Saudita nei confronti del mondo arabo, è riuscita a creare una sorta di coalizione che ha messo insieme la gran parte del mondo arabo contro l'Iran. E questo è un fattore che complica enormemente le cose. Gli stessi rapporti con Israele non saranno verosimilmente come prima, perché Biden, a differenza di Trump, sarà più cauto, sarà più misurato. E l'operazione che tutti attribuiscono a Israele, ripeto, di questo assassinio, determinare una reazione iraniana, e lì teniamo conto che Biden ha ancora più di un mese di tempo per cominciare a esercitare le sue funzioni. Rapporti transatlantici, lo ha già detto anche Alfieri, e cioè sicuramente non ci sarà il contrattualismo trumpiano, ma è chiaro che l'Europa dovrà fare la sua parte se vuole aspettarsi che la NATO faccia una certa sua politica di difesa, che difesa che non vuol dire solo protezione dei propri confini, intendiamoci, significa ben altro e ben di più di questo. Si è parlato, Alfieri ha parlato anche della Turchia. Vedete, quando noi diciamo rispetto dei diritti umani, quello che fa l'Italia, quello che fa l'Europa, la Germania sotto ricatto, tutte queste robe qua, la cosa fondamentale è che la Turchia in questo momento, la sua spregiudicatezza è tale per cui fa parte della NATO, ma nello stesso tempo compra degli armamenti dalla Russia, contemporaneamente sta insieme ai russi a negoziare una pace e ricostruzione della Siria, quando per anni e forse anche adesso sta sostenendo dei gruppi salafiti per complicare la vita a Bashar al-Assad, quando l'Europa dice alla Russia, che chiede una partecipazione europea, sì, però prima come si fa a partecipare ad un'operazione di ricostruzione
quando il soggetto dominante è un Bashar al-Assad che non dà spazio all'opposizione del paese. Questi sono problemi seri. La Turchia oggi è un paese non affidabile. Non parlo della Libia perché ha parlato molto bene Alfieri, condivido completamente la sua argomentazione. Ma la Turchia sta occupando il Mediterraneo orientale, non è solo in Libia, e lo sta occupando con delle manifestazioni di forza rispetto alla quale sicuramente non interverranno gli americani. La Francia sta facendo delle mosse che rientrano nella sua politica di grandeur, ma non è un precedente utile, non ci serve. E anche lì l'Italia che cosa può fare? Perché noi non possiamo essere pacifisti, mediare in continuazione e non mettere sul piatto della bilancia qualcosa di più concreto se non la richiesta di un rispetto dei diritti. I diritti ogni tanto bisogna anche difenderli con degli strumenti appropriati. Il solo linguaggio non serve o serve a poco. Ora, io vorrei così fare un cenno proprio in questa contraddizione all'Algeria. Perché l'Algeria è altrettanto vicina come la Libia all'Italia, più o meno, intendiamoci. L'Algeria è importantissima da un punto di vista energetico. L'Italia è un paese che riceve dall'Algeria. Ebbene, l'Algeria in questo momento, come dicevo prima, all'inizio, vede tacitata o soffocata comunque quella voce che vorrebbe un cambio di registro, un cambio di sistema, la fine della corruzione. Dovrebbe essere anche questa fascia di popolazione sostenuta. Oggi, complice la pandemia, l'Algeria si trova sotto il tallone di un regime che si sta ricostituendo in Algeria. Non parlo dell'Egitto perché ne abbiamo già parlato. Ecco, io trovo che in tutto questo noi abbiamo poche scelte. Sul piano europeo forse, visto l'atteggiamento di alcuni paesi, forse varrebbe la pena di richiamare in gioco quella tesi dei cerchi concentrici, e cioè dei paesi che decidono di fare certe politiche e le portano avanti su un piano intergovernativo, aspettando forse che gli altri si adeguino, perché altrimenti, guardate, altrimenti non ne usciamo. E anche qui il G20 può essere un'occasione fondamentale. Quello che non dobbiamo fare, sicuramente, a mio giudizio, è di pensare che con Biden arriva il salvatore dell'Europa, perché sarebbe un errore drammatico. Noi dobbiamo fare la nostra parte perché nessuno verrà a tenderci la mano per aiutarci su un piano di integrazione che forse neanche gli americani desiderano più di tanto, perché un'Europa integrata è un contendente, è un competitor. Non ce lo dimentichiamo. È chiaro che se poi facciamo i balletti di valzer con la Russia attraverso la Germania e il petrolio e il gas, no? O cerchiamo di combinare insieme i rapporti con la Cina, diventa complicato. A meno che non si riesca a dire, la mia soggettività è questa, le alleanze sono una cosa, i partenariati sono un'altra cosa, però bisogna dirlo a chiare lettere, perché io sono convinto che con la Cina occorre avere dei rapporti. È ineludibile. Ineludibile. Ma non è che avere rapporti con la Cina significa essere nemici degli Stati Uniti. E questo forse va detto agli americani. Quindi quando si attacca Huawei,
Stiamoci attenti perché oggi i cinesi tecnologicamente stanno più avanti degli Stati Uniti. E prima o poi i conti li dovremo fare. Ecco, sulla Russia, e voglio chiudere però perché altrimenti diventa. Ho detto prima che la Russia sta facendo una politica che non ha le risorse per portare a termine. Vorrei anche aggiungere che la Russia finora ha portato a casa poco. In Siria non è riuscita, insieme a Iran e Turchia, a stabilire una piattaforma utile neanche per la ricostruzione, per le ragioni che dicevamo prima. In Libia è presente, però si nasconde dietro le armi di Wagner, perché in fondo si rende conto che promuovere un intervento militare in maniera così aperta e sfacciata. Da ultimo, e devo dire una parola in difesa della Turchia, anche se ripeto, questo tema dovrebbe essere affrontato in maniera ben più concreta, non ci dimentichiamo che la Turchia è intervenuta in Libia perché il governo riconosciuto internazionalmente non ha risposto all'appello di Sarraj. E questo lo dobbiamo sapere, perché altrimenti sembra che la Turchia, in questo suo sogno ottomano, abbia deciso di intervenire così in maniera arbitraria. È stata richiesta di farlo, lo ha fatto, ma lo ha fatto perché l'Europa ha declinato l'invito, l'Italia ha declinato l'invito. La Francia non parliamone perché parteggia per Haftar, quindi il problema non si poneva neanche. Quindi vorrei concludere anch'io dicendo: noi abbiamo due dimensioni, una italiana e una europea, e forse una terza internazionale. Il G20 ci offre una grandissima opportunità che non dobbiamo sprecare, anche se non so se avete realizzato che in queste ore di passaggio del testimone non c'è stato, credo, una riga di giornale che abbia parlato dell'Italia presidente del G20, o comunque una presa di posizione italiana in vista di. E questo già la dice lunga. Sul piano europeo, idem, e cioè l'Italia si deve far sentire. E qui devo dire che i 5 Stelle non aiutano proprio per niente, perché questa battaglia contro il MES, contro, è veramente, dico, poi mi viene in mente i taxi del mare, insomma, dico, come si fa a sostenere queste tesi di ideologica chiusura? Quindi il rapporto con l'Unione Europea, che grazie al PD, e lo dico con molta sincerità, grazie al PD abbiamo ritrovato un minimo di credibilità a Bruxelles, ma non è una credibilità intera, non ce lo dimentichiamo. La politica estera è una politica concreta, molto concreta, e in questo momento ci sono delle difficoltà di comprensione che certo per il PD è una fatica improba. E va tutto il nostro incoraggiamento perché riesca a sostenere questa. Però, ultimo, credo che occorra definire a chiare lettere se vogliamo ridurci o se vogliamo scegliere per una politica di mediazione, una politica di pace, una politica di difesa dei diritti umani, escludendo l'uso delle forze armate in chiave di offesa, oppure no? Perché se è così, allora dobbiamo accettare il fatto che la soluzione dei problemi che abbiamo nel Mediterraneo richiederà tempi molto lunghi e dei prezzi molto, ma molto alti. E dobbiamo dircelo. Io su questo chiudo e chiedo venia per la passione che ogni tanto mi fa dire delle cose che non dovrei dire. Grazie. Grazie ambasciatore. Beh, la sua passione per la verità è uno degli elementi che ci porta a considerarla affidabile, perché insomma è Me lo posso evidente. permettere, sono vecchio e pensionato, per cui.
Lo terremo a mente per noi, a nostro uso e consumo. Però ecco, un po' di passione è bene che traspaia. E prima di dare la parola agli interventi, ce ne sono già quattro. No, ho apprezzato particolarmente quella metafora del giro di valzer, no? Richiama un atteggiamento un po' ambiguo che noi abbiamo tenuto obiettivamente in un altro contesto, un secolo fa. È una metafora abbastanza nota, ma particolarmente significativa. Sicuramente, ripeto, la passione, ma traspare un elemento, secondo me, che è fondamentale. Nella valutazione anche delle alleanze, il quadro che avete fatto, lei, signora oggi è veramente, mi pare veramente molto, molto particolarmente descrittivo, dà un'idea precisa di quanto ci sia in ballo. E faccio solo un passaggio brevissimo. Noi siamo l'Italia, in particolar modo, ma nello scenario mondiale siamo di confine fondamentalmente. Cioè noi siamo direttamente sul confine tra la sfera di influenza potenziale americana e quella russa, che arriva, come sappiamo, come noi, tutta l'area balcanica, per ragioni eminentemente culturali, storiche. Potremmo dire che arriva fino a Bari, fino alle porte di San Nicola, ecco, lì già trattiamo un pochino. Ecco, sulla questione della trattativa e dei rapporti, lei ricordava, anche il senatore Alfieri, un elemento critico, particolarmente critico, sul quale io non posso smettere di parlare. Cipro. Su Cipro, sulla questione, di Cipro, contesa, divisa, ed è un membro dell'Unione Europea, è completamente immersa in questo vortice di rapporti, di preponderanza anche militare, strategica, sia turca ma anche russa. Il denaro. Cipro vende passaporti, Cipro vende la propria autonomia finanziaria e capitali che vengono dalla Russia fondamentalmente. Quindi sulla questione di Cipro, da forze, il nostro essere di confine va completamente a urtare, e lì poi però ne parleremo magari dopo. Adesso lascio lo spazio al primo intervento, che era di Marco Corno. Salve, io ho tante domande da fare, cercherò di essere breve e le ho per tutti e due i relatori. Allora, la prima domanda riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Europa. Io credo che, sinceramente, noi in 4 anni di amministrazione Trump abbiamo perso una grande opportunità. Nel senso che l'immagine che ha dato Trump degli Stati Uniti in questi anni poteva essere veramente l'occasione per portare avanti un grande processo di riforma e di integrazione europea, dal punto di vista anche della difesa comune, della geopolitica, insomma, fare dell'Unione Europea non solo un soggetto, possiamo dire, economico, ma anche un vero e proprio soggetto geopolitico, con un proprio esercito, con dei propri ministeri che potevano, insomma, avere un ruolo fondamentale, soprattutto nel sud dell'Europa e nel Mediterraneo. Io credo che questa occasione è stata persa. Io credo che con l'amministrazione Biden ci saranno molte complicanze, perché credo che, diciamo, gli apparati americani vorranno un rafforzamento della NATO, quello sicuramente, e questo impedirà, penso, a molti stati di portare avanti un progetto europeo, e di compenso vedremo indebolita sempre di più l'Europa. Io credo che succederà questo, purtroppo. E volevo chiedere a tutti e due i relatori un parere. Seconda questione, che riguarda sempre l'Europa, ma riguarda un altro paese, è la questione ucraina. Nel senso che il Nagorno-Karabakh ci ha insegnato che i conflitti congelati non rimangono congelati per sempre, prima o poi si scongelano. E io credo che nei rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia siamo arrivati a un bivio molto importante. Biden ha più volte dimostrato di non essere proprio un filo russo, anzi tutt'altro, e io credo che purtroppo conflitti come quelli ucraini in questo periodo storico, con la nuova amministrazione che arriverà, potrebbero riscoppiare. Un'altra domanda invece
riguarda l'Iran. Ecco, volevo chiedere, si può fare qualcosa a livello di, non diciamo di Unione Europea, ma dei paesi a livello, diciamo, paesi dell'Europa occidentale, fare qualcosa per cercare di integrare in qualche modo l'Iran con qualche accordo, eccetera? Perché quello che mi fa riflettere, che mi impensierisce, io credo che gli Stati Uniti siano sempre più in rotta di collisione con l'Iran e stanno andando verso una guerra, perché non si vedono margini di dialogo né niente. Soleimani a inizio anno, gennaio 2020, adesso il capo del programma nucleare, sembra che si stia facendo di tutto per andare in quella direzione. E io credo che una guerra con l'Iran sia molto, molto, molto pericolosa per tutti quanti. Ultimissima cosa, i rapporti, diciamo, ho sbagliato, scusi, volevo chiedere, ecco, la civiltà, i conflitti di civiltà. La pandemia, insomma, ha messo in discussione un po' tutto. E volevo chiedere, i vincitori per quanto riguarda le aree geopolitiche e, diciamo, di civiltà, chi ha vinto, diciamo, in modo più preciso? Nel senso, io vedo una vittoria di quella che è l'Asia confuciana, quindi Cina, ma con tutta una serie di paesi limitrofi che sono stati influenzati dalla cultura cinese, in particolar modo dal pensiero di Confucio. E qua mi fermo, grazie. Prego, i relatori possono stabilire da soli, insomma, chi interviene. Do la parola ad Alfieri. Prego. Poi parlo anch'io, ma prima lui. Prego. Sì, sì. Va bene, sì, no, molto interessanti, argomentati le domande. Allora, parto dai rapporti Stati Uniti-Unione Europea, l'ho accennato già anche prima. È molto vero quello che dici, probabilmente era l'occasione in cui rafforzare maggiormente gli strumenti europei, perché davanti a un Trump che, come abbiamo detto, sia io che l'ambasciatore, ha perseguito un approccio molto contrattuale, quindi cercando il bilaterale, devo dire anche in maniera geometria variabile a seconda degli argomenti, giocando anche abilmente tra le differenze degli europei. Gli ha giocato le sue partite, l'Europa poteva correre ai ripari. Non che non lo stia facendo in alcuni ambiti, perché è vero quanto sottolineava l'ambasciatore su, ad esempio, su Huawei. Huawei arriva in Europa forte degli investimenti tecnologici fatti e di quello che può offrire sul mercato. Quindi, diciamo, le democrazie liberali che sostengono che giustamente il libero mercato sia da preservare e tutelare, poi se arriva un soggetto come Huawei che liberamente sul mercato offre i suoi servizi, devi essere solido nel controargomentare. Quindi ci sono elementi di sicurezza, ma tu dovresti mettere in campo delle alternative. Alternative che sono solo, magari di livello tecnologico non così all'altezza, sono solo statunitensi. Quindi il tema dell'autosufficienza europea è un tema che si pone. Macron l'ha posto. Quando parla di autonomia strategica europea, e ne ragiona anche con altri governi europei, va in quel senso. Il ragionamento di un 5G europeo si è posto. I pochi attori tecnologici che hanno fatto investimenti in materia sono quelli scandinavi. E intorno a loro si potrebbe costruire, però ci vuole la compattezza di tutti i paesi europei, potrebbe costruire un attore europeo. Sai, lui in questi giorni è passato sotto traccia, ma dentro la tagliola del Golden Power italiano sono passate anche aziende statunitensi, con corollario di telefonate dell'ambasciatore americano e via dicendo, che si lamentava perché il Golden Power poi lo metti a tutte le altitudini. Io sono sempre convinto che tutto questo vada registrato in sede NATO, perché è chiaro che coloro che condividono vincoli forti dal punto di vista della solidarietà politico-militare, ma anche appunto dei valori, come si diceva prima, bisogna graduare appunto l'utilizzo della Golden Power in base
anche alle alleanze, all'appartenenza ad organismi comuni. Però il tema dell'Europa si pone, ho fatto l'esempio di un campione europeo del 5G proprio da questo punto di vista. Però dobbiamo essere anche molto chiari, io anche qui lo dico spesso anche ai miei colleghi, è ora di sfatare un tabù, cioè quello dell'Europa 27. Io penso che anche qui bisogna ragionare in termini a geometria variabile, di uno zoccolo più duro, di un'Europa politica magari più coesa, con minor numero di paesi, che però possa giocare una partita compatta sui tavoli internazionali, perché noi oggi abbiamo più faglie, no? Abbiamo le faglie dello Stato di diritto nei confronti di Visegrad, che lo vediamo e lo stiamo vedendo anche con il veto sulle risorse proprie al bilancio. Abbiamo il veto dei frugali sulla rigidità dei bilanci. Quindi i frugali sono insieme a noi quando c'è da dire no sullo Stato di diritto. Ma poi magari ci troviamo gli slovacchi piuttosto che i polacchi che stanno con l'Europa Latina sul tema dell'applicazione non rigida. Allora è evidente che queste faglie indeboliscono l'Europa. Allora, ritornare probabilmente a un'idea di uno zoccolo duro, di un'Europa politica, che a quel punto però mette insieme davvero alcuni degli strumenti tipici degli stati nazionali, e mi riferisco al tema della difesa, non a caso i nostri padri fondatori, ricordiamo la battaglia di De Gasperi, fu proprio su quella, aveva intuito che la comunità della difesa era propedeutica a costruire anche la comunità politica. Mette insieme non solo il carbone e l'acciaio, ma mette insieme anche gli eserciti, la potenza militare. E quel punto lì, a mio avviso, è un punto chiave. Noi sulla politica estera e sulla difesa andiamo avanti a cooperazioni rafforzate, non andiamo avanti con l'Unione Europea. Dice, ma dov'è l'Europa? Ma l'Europa sulla politica estera e sulla politica difesa non c'è mai stata. Cioè, a volte ci prendiamo anche in giro, bisogna essere chiari da questo punto di vista. Ci sono le cooperazioni rafforzate. Allora, quelle cooperazioni rafforzate possono essere il nucleo di un'Europa politica? Io penso si debba iniziare a parlarne facendo saltare un po' di tabù. Perché allora quel nucleo europeo, quello dei paesi fondatori, se Germania, Francia, Italia, Spagna stessero insieme e diventano attrattive anche per altri paesi europei, allora quel nucleo lì può giocare una partita a livello internazionale. Dal punto di vista commerciale l'abbiamo già visto, quando stiamo insieme lo possiamo fare per avere un rapporto più di pari dignità con gli Stati Uniti nelle sedi dove ci troviamo, quindi migliorerebbe a mio avviso anche il rapporto con gli Stati Uniti, che hanno l'interesse vero, secondo me hanno l'interesse a non avere proprio un'Europa sbrindellata, ma neanche troppo forte, cioè un giusto equilibrio, cioè l'Europa così alla fine gli Stati Uniti va bene con queste differenze, perché poi gioca dentro le nostre differenze, no? Lo vediamo anche dentro la NATO, dove i paesi dell'Europa dell'Est sono più interessati al rapporto con gli Stati Uniti che non al rapporto con più consolidato all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'esempio che hai fatto su Ucraina e la crisi in Nagorno-Karabakh, è vero. Io penso infatti che sicuramente con l'avvento di Biden ci sarà un approccio un po' più assertivo nei confronti della Russia, con una richiesta dell'Europa di stare insieme agli Stati Uniti nel continuare a applicare le sanzioni. L'Italia su questo ha una posizione molto più moderata, è quella che ha chiesto il non automatismo nel rinnovo delle sanzioni, è quella che ha chiesto di aprire anche ad alcuni elementi di incentivazione nella collaborazione fra le piccole e medie imprese italiani e russi, con l'intervento della BERS per mitigare gli aspetti sanzionatori che ci sono nel pacchetto messo in campo dall'Unione Europea. Quindi l'Italia da questo punto di vista ha una posizione un po' più moderata, ecco, potrei definirla così. E Biden però allo stesso tempo deve stare attento, perché sapete quanto Trump e anche un pezzo di opinione pubblica di giornali non solo diciamo quelli diciamo più pro Trump, ma anche quelli cosiddetti del mainstream, hanno aperto un faro su Biden e sull'Ucraina, sui suoi rapporti soprattutto del figlio, quindi dovrà avere un'attenzione particolare da questo punto di vista. In maniera simile sull'Iran, l'ho già detto prima, io penso che gli Stati Uniti alla fine gradualmente si risiederanno al tavolo del formato che
ragiona sul JCPOA, quindi sull'accordo sul nucleare iraniano, come elemento per stabilizzare quell'area. Quindi penso che sono sicuramente dossier su cui gradualmente ritornerà, non sconfessando completamente quello che ha fatto Trump, come nel caso, diciamo, dell'accordo sul clima, ma gradualmente tornerà sui forum multilaterali che sono stati fatti saltare, sono stati minati nel consenso da Trump. Anche perché, scusi, volevo un'ultima cosa veloce, volevo dirle, anche perché l'Europa occidentale, secondo me, l'argomento Russia è fondamentale, cioè almeno l'Europa, la fascia occidentale, secondo me prima o poi un rapporto con la Russia bisogna instaurarlo in modo preciso, quindi secondo me è anche un'opportunità la Russia per noi europei occidentali, è reciproca la cosa, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, anche perché poi, diciamoci la verità, i paesi dell'Europa occidentale sono stati fondatori dell'Unione Europea, quindi dovrebbe avere un peso maggiore solo per questo, ecco. Condivido. Prego, ambasciatore. Allora, intanto volevo dire ad Alfieri che sono veramente contento che abbia ripreso, io avevo parlato di cerchi concentrici, ma è la stessa roba, e cioè l'idea che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che a 27 non si va da nessuna parte. E quindi senza dire quello, si può dire forse dobbiamo trovare delle convergenze su un certo numero, con un certo numero di paesi, e sulla base di queste convergenze fare politica europea e internazionale. Chi vuole seguire, seguirà. Saranno i paesi fondatori più qualcos'altro? Vediamo. Però è evidente che l'allargamento un po', posso dire, poco meditato, ecco, dell'Europa in quel momento in cui forse il bisogno d'Europa di quei paesi era molto forte, ci ha creato anche un problema. Ma diciamo che il problema c'è ed è un problema serio. Veniamo ai rapporti con l'Europa. Beh, insomma, per quanto riguarda questi rapporti in versione mediterraneo, io vorrei essere un po' acido, e cioè noi abbiamo corteggiato gli Stati Uniti, Trump in particolare, perché ci riconoscesse un ruolo protagonistico in Libia. Non so se voi ricordate tutte le volte in cui bastava, gli Stati Uniti riconoscono all'Italia un ruolo protagonistico in Libia. E questo, anche questo, si paga, signori miei. Non è gratis, non c'è nulla di gratis sul piano dei rapporti, degli interessi. Quindi io credo che noi dobbiamo aggiustare il tiro, ma dobbiamo soprattutto sapere che cosa vogliamo. Noi non siamo protagonisti in Libia, non siamo protagonisti in Algeria, men che meno in Egitto. Abbiamo dei forti interessi economici, forti, molto forti. Ma guardate, la Tunisia, questo piccolo grande paese, no, che avrebbe bisogno adesso di essere fortemente sostenuto perché è in bilico. Però per noi il problema della Tunisia è la immigrazione. Ma come, un paese che ha subito di tutto in questi ultimi anni, e noi identifichiamo i rapporti con la Tunisia per un po' di disgraziati che cercano una boccata d'ossigeno in Europa. Beh, dico, poi non ricordiamo i taxi, ma insomma, forse dobbiamo ripensare a questa roba qua. E si è fatto riferimento al 5G, ma è evidente, scusate, che noi non possiamo, credo, accettare in termini
di concretezza l'idea che Huawei, torno lì perché tra l'altro c'è un telefonino Huawei, non possiamo accettare il principio che Huawei sia lo strumento perfido di un occhiuta paese totalitaristico per carpire i miei segreti. Ma di che cosa stiamo parlando qui? Si parla di concorrenza tecnologica. Che poi i cinesi a casa loro abbiano un riconoscimento facciale che ci fa orrore nelle sue applicazioni più nefaste, questo è un altro punto di vista. Ma se fossero gli americani a fare questo, cosa diremmo? Guardate che il problema non è solo cinese. Allora, noi con gli americani abbiamo, chiaramente, condividiamo tantissime cose. La storia americana è anche storia europea, però non esageriamo. La supremazia americana si è sviluppata in termini di supremazia, non in termini di uguaglianza di rapporti. E dobbiamo averlo ben presente, con tutta l'amicizia. Però dobbiamo averlo, e sono più forti, sono più grossi di noi, c'è poco da fare. Allora, io non lo so se la NATO è in via di rafforzamento o no. Io credo che la NATO abbia raggiunto i limiti delle sue possibili competenze. Questa è la mia impressione molto. E non vedo onestamente un'Europa pronta nell'arco di 12 mesi a onorare il 2% di quota per la NATO. Perché in fondo, se facciamo tutte queste battaglie contro la guerra, contro gli interventi armati, non possiamo poi sostenere il contrario. La NATO si è guadagnata una fama per cui nessuno si straccia le vesti per sostenerla. Io parlo dell'Italia in particolare, ma dell'Europa in generale. E sapete, USA Europa vuol dire anche Germania-Russia. È stato ricordato prima, no? Giustamente, l'esigenza di avere rapporti con la Russia. Ma non ci dimentichiamo che con la Russia abbiamo dei rapporti anche un po' umbratili. Pensiamo alla Germania con la Russia, la Germania in Ucraina. Nagorno-Karabakh, ecco, io non ho sentito delle voci così allarmate e così di condanna contro l'Azerbaigian. Io non le ho sentite, magari voi ne avrete piene le scatole di sentire queste cose, ma io non le ho sentite. Cioè, è un dramma nei confronti degli armeni che dura da più di 110 anni. Ma interessa? Oddio, quando pensiamo agli 800 miliardi, gli 800 morti, 7-800 morti che ormai da giorni e giorni ci ossessionano per il Covid, e poi parliamo delle piste da sci, allora tutto è possibile. Che non ci rendiamo conto che abbiamo più o meno 750 bare al giorno solo per il Covid e discutiamo se aprire o no le piste da sci, facciamo un tema di dibattito governativo. Scusate, chiudo la parentesi perché credo che il rispetto dei morti sia troppo importante per sciuparlo in questa maniera. E quindi io non lo so se si scongeleranno, penso anch'io che si scongeleranno. Però, come è successo per la Crimea, alla fine metteremo le sanzioni, anzi le rafforzeremo forse, ma la Crimea alla Russia fa parte oggi e sicuramente la Russia non rinuncerà a quella parte di influenza che era in grado ed è in grado di esercitare. L'Europa non ci può fare più di tanto, cioè, a meno che non scenda in guerra, cosa che non ha nessuna voglia di fare, e quindi occorrerà con pazienza, con la pazienza con cui si sta discutendo dell'Ucraina in sede europea, euro-russa, vediamo se si riesce a trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'Iran, ecco, io l'Iran
Io me lo auguro che l'Iran torni al tavolo del negoziato nucleare, non su altri tavoli. Però sono anche convinto che la stabilità del Medio Oriente non verrà superata se l'Iran da una parte e la Turchia dall'altra, ma soprattutto l'Iran, non verrà a patti con la sua politica di influenze. Io ho letto l'altro giorno un rapporto sulla presenza militare iraniana in Siria. C'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, è un paese occupato militarmente. E adesso comincia a essere occupato anche culturalmente. Se è questo che noi vogliamo, benissimo. Però io credo che il ritorno che io auspico al tavolo negoziale nucleare dovrà essere subordinato forse a qualche sovvenzione per le sanzioni, però ci vuole anche un impegno iraniano a rivedere la sua politica di influenza nel Medio Oriente. E anche perché se così non farà, la tenaglia arabo-israeliana si rafforzerà e questo non giocherà a favore della stabilità del Medio Oriente. Conflitto di civiltà. Questa è una bella domanda. Bravo Corno. È una bella domanda perché io prima ho parlato di civiltà-identità. Ora noi continuiamo a non occuparci, vedi Nagorno-Karabakh, delle identità che nel Mediterraneo vengono tenute sotto il tallone e nel Medio Oriente. Cioè, Sykes-Picot è ancora in vigore, purtroppo, non in termini di occupazione o di protettorato, ma in termini di influenza. Pensiamo alla Francia con la Libia, la Francia con la Siria. Cioè, vuol dire, oggi, secondo me, occorre ristabilire i termini di rispetto delle identità. Io ai giovani che vogliono intraprendere la carriera diplomatica, da vecchio in pensione, insisto su un concetto. Se vuoi negoziare bene, devi imparare l'alfabeto culturale del tuo interlocutore, perché altrimenti non ne capisci neanche le capacità di risposta e devi stare ad ascoltare, perché quando tu arrivi a negoziare e vinci, se vinci troppo metti a repentaglio la tua vittoria. Cioè, il negoziato deve essere in grado di essere accettabile da entrambe le parti. Vediamo Versailles cosa ne è successo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Il diktat. Quindi la mia risposta è: la Cina confuciana, ma la stessa Russia rivendica un'identità diversa da quella sua disan occidentale. Ma io ricordo un tribunale penale di carattere tribale in Arabia Saudita. Sono rimasto affascinato. Ed era un esercizio tribale, di identità tribale beduina. Ma noi non abbiamo lo spazio mentale per accettare tutto questo, perché siamo tuttora convinti che la nostra storia sia irripetibile e debba essere soltanto mutuata dagli altri. È un errore. Non è detto che ciò che per noi sono fatti, circostanze, concetti assolutamente condivisibili lo siano anche per gli altri. Facciamo fatica ad accettare l'altro da noi. E poi ci meravigliamo che l'altro ci guardi con diffidenza, con animosità, con distacco. Quindi credo che, e in questo faccio lo stesso peccato di presunzione,
alla fine la civiltà europea, che è quella che è, dico, ha anche più anni di storia, intendiamoci, alla fine avrà un suo spazio. Però non ci dimentichiamo che la identità che noi mettiamo nel mucchio dell'Est, quando in realtà ci sono parecchie identità, la stessa Cina ha diverse identità, e noi dobbiamo aprirci al rispetto, non dico condivisione, rispetto e conoscenza. Io in Arabia Saudita ho imparato una marea di cose, anche ad odiare l'Arabia Saudita in certi momenti. Però quando sono partito da quel paese mi sono detto forse hai imparato qualcosa che devi rispettare. E io cerco di farlo, non dando lezioni a nessuno in termini di civiltà, perché questo è il principio basilare dei rapporti interni, individuali e anche internazionali. Quindi alla tua domanda la mia risposta è: non c'è chi ha vinto e chi ha perso, se c'è rispetto o no per l'identità. Noi che rivendichiamo questo primato dovremmo essere i primi a riconoscere il valore delle identità e non essere maestri di nessuno. Adesso chiudo perché sto parlando troppo. Grazie. Grazie ambasciatore. Diamo subito la parola a Lorenzo Gagliani. Che il senatore Alfieri poi ha un impegno ulteriore, quindi può rispondere solo a un altro intervento. Quindi diamo la parola a Gagliani, invertiamo un attimo gli interventi e andiamo subito con le risposte a Gagliani. Sì, innanzitutto ringrazio i due relatori che ci hanno offerto un quadro molto interessante e molto completo della situazione. Vorrei chiedere due suggestioni. La prima, sono d'accordo sul fatto che soprattutto nella prima fase della pandemia nel nostro paese c'è stato un eccesso di, come potremmo chiamare, sinofilia, di esaltazione degli aiuti che ci venivano dalla Cina, al di là di quanto fosse necessario, che ha potuto anche mettere in dubbio quello che fosse il nostro schieramento. Però la mia sensazione è questa, che tutto sommato, se c'è un motivo per cui la Cina riesce ad esercitare adesso un ruolo egemonico, come emerge anche da quel importante trattato commerciale che è appena stato firmato con i paesi dell'area del Pacifico, è anche perché, a differenza della Russia, che, come ha detto sostanzialmente giustamente l'ambasciatore Sanguini, sta conducendo una politica che forse è al di sopra delle sue possibilità, non dà la sensazione di voler interferire nei sistemi politici dei paesi con cui si relaziona. Perché la Russia ha, come dire, dato la sensazione di civettare un po' troppo con l'idea di essere il faro del neosovranismo, del neoconservatorismo, eccetera, eccetera, l'ideologia di Dugin, il superamento della democrazia liberale, mentre i cinesi, al di là del fatto che vogliono che nessuno li disturbi in casa loro, non sembra che siano intenzionati a disturbare gli altri, tant'è vero che di quell'accordo commerciale appena firmato ci sono dentro paesi dittatoriali, paesi semidittatoriali e paesi sostanzialmente democrazie anglosassoni come l'Australia e la Nuova Zelanda. Ecco, volevo chiedere appunto se questa impressione era esatta di una differenza di approccio fra russi e cinesi che poi torna a danno dei russi inevitabilmente per anche quella che è la reazione dell'opinione pubblica. Il secondo riguarda questi accordi crescenti sotto l'egida statunitense, poi vediamo un attimo se verranno confermati nella stessa modalità con la nuova amministrazione, fra i paesi arabi del Golfo e Israele. Qui la domanda è: i paesi arabi del Golfo, che sono prevalentemente paesi sunniti, hanno completamente abbandonato i palestinesi al loro destino o c'è ancora un margine per riuscire a trovare una soluzione equa, tenendo conto che nei territori palestinesi la situazione, anche se se ne parla poco, la situazione peggiora ogni giorno di più?
Ecco, queste sono le due domande che volevo porre. Prego. Sì, sì, nel rispondere mi scuso, ma poi dovrò lasciarvi. Vi ringrazio comunque per questa opportunità. L'atteggiamento di Cina e Russia sono due realtà diverse con capacità diverse di rispondere alle proprie ambizioni. Probabilmente sono ambizioni simili, ma la Cina ha una maggiore solidità dal punto di vista economico, ha dei fondamentali che in qualche modo la rendono più coerente rispetto, rispetto alle ambizioni. E ha, per riprendere le parole di Corno, anche, penso da questo punto di vista, risente anche dell'influenza culturale, delle filosofie, delle religioni, un approccio anche ai tempi e agli orizzonti con il quale attuare le proprie politiche diverse rispetto alle nostre, a quelle europee, anche a quelle russe. E anche questa logica degli investimenti economici della Belt and Road Initiative, dicevo prima, è evidentemente il tentativo di costruire un nuovo ordine internazionale, ma con la capacità di pianificare a lungo termine, cosa che noi abbiamo meno. Io penso che non sia solo una questione di riguardi, diciamo, il sistema con cui è organizzato, la pianificazione, questo sistema in cui i regimi autoritari si conciliano con il libero mercato, quindi di una pervasività e una capacità di imporre le scelte diverse al mondo occidentale, ma penso risenti anche proprio da aspetti culturali, da come religione e filosofia hanno imbevuto profondamente il tessuto sociale cinese, quindi guardino con un orizzonte più lungo rispetto alla capacità di attuare anche progetti politici. In questo il mondo occidentale e la Russia sono invece più simili. Poi la Russia ha fondamentali economici meno solidi, un sistema pensionistico che fa fatica a reggere, è forte in alcuni settori ma non in altri, cioè molto forte sul settore energetico, ha sviluppato una potenza dal punto di vista della difesa notevole, ha aumentato gli strumenti di politica estera a sua disposizione, ma non ha appunto la solidità economica. I fondamentali economici non sorreggono le ambizioni di una nuova grande Russia che possa competere a livello internazionale con Cina e Stati Uniti. Sull'approccio, diciamo, più cauto cinese rispetto ai russi che si sono posti come punto di riferimento delle cosiddette democrazie illiberali, io penso che sia dovuto dare una maggior cautela cinese, dopodiché strumenti, come raccontavo prima, di guerra ibrida, di minaccia ibrida, sono stati messi in campo anche da soggetti vicino alla che possono essere ricondotti al governo cinese, non massicciamente come ha fatto la Russia. Da questo punto di vista è molto attenzionata dai nostri servizi, ma lo hanno fatto nei confronti delle elezioni nei principali paesi europei, l'hanno fatto la scorsa volta nelle elezioni americane, e quella è una minaccia molto, molto ben presente. In maniera più accorta lo fa anche il governo cinese nel momento in cui costruisce, deve contrastare il sentiment sulla rete, ad esempio per quello che succede ad Hong Kong, quindi nella società occidentale, influenza attraverso i vari troll o attraverso proprio società in qualche modo collegate, fa un'operazione di controinformazione rispetto a quello che succede in teatri che a loro interessano. Quindi vedo che quegli strumenti sono,
sono utilizzati. Certo, l'accento a diventare anche in maniera esplicita riferimento di quei movimenti, di quei partiti sovranisti a livello europeo, questo c'è meno, lo viviamo. Vediamo il lavoro che fa Russia Unita, ad esempio, in maniera esplicita il partito di Putin con i principali partiti sovranisti europei, un lavoro esplicito di punto di riferimento rispetto al sovranismo, questo non c'è dubbio. E poi, insomma, l'altra domanda, scusami Lorenzo, mi sfugge, hai fatto un secondo passaggio, ricordami solo il tema, mi ricollego. Ah sì, scusami, ecco, no, per quanto riguarda quello che era stato chiamato l'accordo del secolo e gli accordi di Abramo, ma dirò una cosa, spero di non essere mal interpretato. A volte, anche per l'eterogenesi dei fini, il proposito che si poneva all'amministrazione Trump, in particolare Jared Kushner, il genero che ha curato questa parte, potrebbe aver messo in campo un meccanismo che non sia così deleterio, cioè rispetto allo stallo di prima, in cui noi tutti nelle sedi diplomatiche, molto spesso gli europei si limitavano a ripetere in maniera ossessiva, quasi mantra, la formula dei due popoli, due stati, ma non producendo nessun risultato concreto, il movimento diplomatico messo in atto da Trump e degli accordi con le monarchie del Golfo che hanno aggiunto all'Egitto anche altri paesi a partire dagli Emirati, il Bahrain, sotto traccia, hanno rapporti evidentemente anche l'Arabia Saudita e il Qatar, pur su fronti opposte, hanno fatto sì che tutto questo portasse da una parte affermare l'idea di un'annessione dei cosiddetti territori occupati da parte di Israele e a far sì che diventasse centrale anche nell'agenda politica l'idea di uno scambio fra il riconoscimento di Israele e il fatto che ci potesse essere veramente uno stato palestinese. Ora, la difficoltà vera è quella di avere una sorta di cuscinetto tra Israele e questo nuovo Stato, perché gli israeliani fanno fatica ad accettare di avere a pochi chilometri da Gerusalemme la possibilità di avere uno Stato in cui, facendo libere elezioni, si affermi Hamas e non avere a che fare con Al-Fatah, un gruppo di potere con cui gli israeliani parlano, con cui hanno messo in campo elementi di cooperazione, in territori dove gli organismi israeliani girano, dico indisturbati, ma quasi, e la preoccupazione che non sia Al-Fatah, ma dentro libere elezioni possa vincere Hamas e possano succedere quello che succede invece a Gaza, che non succede certamente nei territori occupati, è una preoccupazione molto forte per Israele, quindi l'idea di dare via libera alla formula dei due popoli e due stati è complicato. Però io provo a vedere anche appunto l'aspetto positivo, che si è innescata una dinamica politico-diplomatica che ha fatto ripartire il processo che era molto molto congelato precedentemente. E dentro questo contesto bisogna imparare a leggere la complessità della vicenda medio orientale, non con le lenti appunto ultra semplificate dello scontro di civiltà, l'Islam e il mondo della cristianità dall'altra parte, che è una solenne sciocchezza. Abbiamo provato a raccontarlo prima su alcuni esempi concreti di come il mondo sunnita è molto frammentato al suo interno, dove il fronte tra sunniti contro sciiti non è così rigido, ma abbiamo raccontato prima di come il Qatar, anche per essere autonomo dalle monarchie wahhabite del Golfo, abbia costruito elementi di collaborazione con l'Iran da una parte e dall'altra con
con la Turchia, che fa dell'Islam politico un punto di riferimento. Ecco. Mi fermo qua e spero di avervi dato un po' di elementi di riflessione, senza la pretesa evidentemente di dire che questo è il modo giusto con cui guardare a quei territori complicati, è il modo in cui proviamo dentro il Partito Democratico a dare un contributo a far sì che l'Italia mantenga la barra dritta sui punti cardinali della propria politica estera e proviamo, pur con tante difficoltà, a far ripartire un dibattito sull'Europa che sfati alcuni tabù e provi a spingere su un'Europa più politica, anche se più, diciamo, ristretta nelle sue dimensioni e nei suoi confini. E motivo per cui torneremo a insistere, nonostante il Covid, che si faccia questa conferenza sul futuro dell'Europa. Ne abbiamo davvero bisogno, perché se si vuole provare a essere minimamente protagonisti delle grandi sfide che rischiano di passarci sopra la testa, abbiamo bisogno di stare dentro con le nostre idee, con le nostre priorità, dentro alcuni forum multilaterali, che siano esse la NATO, che sia un'Europa più forte, che siano quei luoghi in cui si possono costruire accordi in cui i nostri valori, i nostri principi, quelli scolpiti anche nella nostra Costituzione, possono essere difesi. Vi saluto, vi ringrazio e saluto l'ambasciatore, lo ringrazio per l'opportunità di questo scambio di idee. Grazie Dante, grazie senatore, grazie Dante anche per questo passaggio sulle nostre capacità politiche. Andrei, ambasciatore, se mi consente, io preferirei chiudere gli interventi, nel senso che ne abbiamo ancora 2 e mezzo fondamentalmente. Però velocissimo. No, le darei la parola poi alla fine per... Ah, va bene, sì, è uguale. Okay. Diciamo generale. 2 e mezzo perché innanzitutto Luigi Leonelli aveva posto una domanda a proposito delle ambasciate aperte in Libia e risulta da quanto ci diceva Alfieri che la nostra è l'unica. Però ecco, Leonelli se vuole può ancora esplicitare meglio, altrimenti andiamo oltre. Lo può dire lui, ecco. Sono tutto orecchi. Sì, Leonelli se vuole può intervenire. Dovrebbe attivare il microfono, Leonelli. Ah sì, pronto. No, sì. Avevo chiesto ad Alfieri, per essere andato via, la ministra Trenta, quando era ministra della difesa, aveva annunciato il ritiro dei nostri dall'Iraq. Poi sono rimasti lì, mentre gli americani sono andati a casa, almeno quasi tutti, noi eravamo lì per controllare un consolidamento ai tempi di Renzi di una diga che stava... Abbiamo un'impresa nostra, ecco, un certo numero di questi 400 persone erano rimasti lì. Ecco, sapere se è quello il motivo o se sono sempre a Kabul, no, perdono, a Kabul, loro sono a Herat, mi sembra che il nucleo in Iraq sia Herat, no, fu Herat, sto facendo confusione, è in Afghanistan, non è in Iraq, ecco, scusate la confusione. Comunque quei militari sono ancora lì, ecco, non so bene. Poi il discorso di avere qualcuno, quando ultimamente c'è stato l'anniversario di Nasiriya, cioè chiaro che Nasiriya è stato un attentato, ma diciamo che eravamo lì presenti armati, ecco, poi dopo lo so che noi abbiamo, poi ci sarebbe tante cose sulla NATO che è stata fondata per contro il patto di Varsavia, poi dopo Gorbaciov, dopo gli Yeltsin, praticamente gli americani, come diceva l'ambasciatore, era il momento ai tempi della guerra del Golfo, si è cominciato a litigare ancora e tutti quelli dell'Est sono entrati automaticamente in Europa e automaticamente nella NATO, partendo dalla Polonia in poi. Grazie. No, io vabbè, sono dopo 75 anni, poteva essere cambiato un po'.
Adesso Stoltenberg so che sta per decadere, non so chi vuole andare a fare. Ci voleva andare Frattini tempo fa, il nostro ministro degli esteri. Io sono un po' vecchio, ma mi ricordo tante cose. Grazie comunque, buona giornata. Grazie a lei Luigi. Diamo gli ultimi due interventi, mi raccomando la non lunghezza più che altro, quindi Andrea Rinaldo e Stefano Guffanti, poi chiudiamo con la risposta dell'ambasciatore. Sì, grazie. Io vorrei fare una domanda appunto all'ambasciatore Sanguigni partendo da una sua asserzione iniziale, ringraziandolo tra l'altro per il suo contributo di stamattina, che io personalmente non glielo dico per plagio, l'ho trovato particolarmente arricchente. E la sua asserzione dalla quale volevo partire è quella che sostanzialmente fa riferimento alla caduta dell'Unione Sovietica e al conseguente, diciamo, nuovo ordine mondiale, anche se poi questa parola non mi piace molto, se cercherò magari di definirla in maniera differente se riesco nel corso della mia domanda. Dicevo, con la caduta dell'Unione Sovietica del 1989, la caduta del muro di Berlino, il nuovo ordine mondiale sostanzialmente, tra virgolette, la vittoria di un sistema socio-economico che è quello capitalista. Allora, la mia domanda, che poi magari cerco di articolare meglio, è questa. Ma a me pare, e non vorrei fare una semplificazione estrema di quello che sto dicendo, ma a me pare che si discuta essenzialmente sulla possibilità di affermazioni di due variabili di capitalismo. Diciamo, un capitalismo di Stato in salsa cinese, parzialmente anche in salsa russa putiniana, e un capitalismo invece nella versione delle cosiddette democrazie liberali. Andrebbe anche detto a questo proposito che le cosiddette democrazie liberali hanno spesse volte esportato il loro concetto di democrazia, magari anche attraverso le bombe. E noi però stigmatizziamo, e facciamo bene, invece quegli ordini che ci appaiono illiberali come la Cina e anche in parte l'Unione Sovietica, ma in realtà stiamo parlando probabilmente di due variabili dello stesso sistema socio-economico mondiale. Allora la mia domanda è vera questa mia asserzione? Sono queste le due nostre uniche possibilità? E la seconda domanda collegata alla prima è: ma per l'affermazione di un modello socio-economico e quindi alla fine anche di una cultura, di un modo di intendere l'organizzazione sociale a questo punto di livello planetario, è necessario che siano declinati, se non alcuni valori, che probabilmente è una locuzione troppo impegnativa, quantomeno degli ideali e delle culture. Allora, da questo punto di vista, diciamo, le democrazie liberali, i think tank progressisti, hanno un armamentario, diciamo, idoneo a sostenere il loro, diciamo, punto di vista? Perché a me pare che, come dire, l'ordine mondiale, che sarebbe meglio declinare non con questa parola perché mi pare che contenga una disposizione secondo un ordine gerarchico, probabilmente anche un ordine impostato sulla forza, sarebbe meglio definire come equilibrio mondiale, cioè come uno stato di compensazione, no, dei diversi interessi, dipenda molto dal sistema culturale che lo sostiene, no? E questo sistema culturale mi pare che nelle democrazie liberali sia abbastanza debole, cioè i think tank da questo punto di vista, i pensatori abbiano, diciamo, debolezza nell'esprimere un'egemonia culturale da questo punto di vista, anche perché poi molte delle controversie internazionali si declinano molto spesso sull'accaparramento delle risorse. Concludo il mio intervento. Io sono, diciamo, discretamente contento che gli Stati Uniti abbiano eletto come nuovo presidente Biden, anche per questioni che fanno riferimento
alla sostenibilità ambientale, appunto, dei diversi paradigmi economici, però è evidente che un paradigma economico capitalista, anche in una salsa, diciamo, democratica, è insostenibile a livello planetario, perché non ci sono effettivamente le risorse per poter fare, avere ad ognuno dei 7 miliardi e mezzo di persone che abitano questo pianeta un'automobile, un frigorifero, una casa e tutto quello che siamo abituati a pensare nella variante appunto consumista. Che l'aspetto culturale sia importante, chiudo veramente il mio intervento, lo abbiamo capito anche noi nella fase di Covid, no? Dove nelle zone rosse, ad esempio, cerco di fare un esempio paradigmatico, cioè le aziende sono rimaste aperte per produrre magari i cesti di Natale che poi siamo invitati a comprare quando magari la zona è diventata arancione, no? Perché sennò l'economia non regge. E quindi cosa voglio dire? Voglio dire che poi su che cosa si debba produrre, su che cosa si debba comprare, dipende appunto da che opinione abbiamo noi rispetto ai paradigmi del sistema economico che sorregge appunto questo sistema. Grazie. Grazie. Ultima questione, Stefano Cuffanti l'aveva posta in chat, ma forse è meglio spiegarla. Ma la esplicito meglio magari a voce. Ringrazio innanzitutto e faccio i complimenti all'ambasciatore e a Alfieri, che sono stati veramente due relatori estremamente interessanti. No, io avevo questa perplessità che riguarda il fatto che ci sia stata, a mio parere, una doppia sottovalutazione nei confronti della Russia da un lato e della Cina dall'altro. Per quello che riguarda la Russia, si è sottovalutata la capacità di un uomo come Putin, che veniva dal dipartimento A del KGB, esperto in disinformazia, di trasformare in strumento geostrategico la teoria del complotto, che è arrivata, e non è un eufemismo, a demonizzare l'avversario, se pensiamo a cose tipo QAnon, e all'importanza che hanno avuto anche nelle ultime elezioni. La seconda perplessità, invece, mi sentite? La seconda perplessità, invece, riguarda la Cina. Cioè, mi chiedevo, non ci si è illusi che il libero mercato portasse vantaggi a tutti, e pensando però da parte dell'Europa che la Cina potesse rimanere limitata a prodotti di bassa qualità, di basso costo, e il monopolio della tecnologia e delle cose importanti rimanesse invece a noi paesi occidentali. Quello che si è verificato è invece che prodotti a basso costo e con scarsa protezione ambientale, sanitaria, alimentare, erano buoni per gli, convenienti per gli europei, e sono rimasti convenienti per i cinesi. E la Cina ha avuto solo, e noi, scusate, l'Europa ha solo la possibilità di focalizzarsi su prodotti di qualità che in un mercato come quello cinese hanno sempre dimensioni rilevanti, ma ci marginalizzano. Concludendo, non servirebbe, anziché free trade, un fair trade, cioè un commercio corretto che si basi sulla tutela sanitaria, alimentare e ambientale dei marchi prodotti? Un'azienda come Huawei, che lei citava, è parte integrante dello Stato cinese. Mi domando come possa un'azienda normale che segue le regole del libero mercato europeo americano competere con Huawei. Grazie. Ci devo provare a rispondere? Proviamoci, va. Dunque, allora, che c'è una sfilza di robe che non finisce più. Dunque, vediamo un attimo sul filo cinese, la nostra filo cinesità. Io credo che la Cina abbia capito, ma anche la Russia in parte l'ha capito, che se e nella misura in cui può essere, può difendersi, diciamo,
dagli attacchi esterni, e la Cina ne ha una discreta esperienza, il problema sia legato al fatto di sposare integralmente la tesi della non interferenza. La Cina ne ha fatto un'arma di invasione di massa, lo ha fatto in Africa, noi pensiamo che non l'abbia fatto anche con noi, ma non è così. Basta vedere la miriade di negozi cinesi che abbiamo in Italia, tutti convinti noi di fare degli affari strepitosi, ma la risultante è che ce n'è uno ogni 150 metri. La Cina in questa maniera respinge al mittente qualunque intervento che riguardi Hong Kong, che riguardi quello che la Cina ritiene essere suo dominio esclusivo. E la diplomazia delle sanzioni è sotto accusa, perché chi ha ragione quando viene arrestata la signora torniamo a Huawei in Canada e i cinesi tengono in galera un australiano o due australiani e si va negoziando una soluzione? Cioè questa diplomazia è una diplomazia molto pericolosa in cui siamo tutti con le mani nella marmellata. È inutile che ci nascondiamo. Quindi per la Cina la non interferenza per ora è uno strumento di difesa, ma è anche uno strumento che consente alla Cina di negoziare nello stesso tempo con l'Iran e con l'Arabia Saudita sulla Via della Seta e li mette in concorrenza. Quindi è una scelta strategica, come diceva Alfieri prima, la Cina ragiona in termini di tempi lunghi. Io ogni tanto dico una blasfemia, nel senso che la Cina è un po' come la Chiesa Cattolica, che ha uno sguardo lungo, molto lungo, e persegue quotidianamente il suo obiettivo, avendolo dichiarato, perché guardate che è che non abbiamo voglia di andare a leggere le deliberazioni dei vari comitati che più o meno formalmente vediamo applaudire freneticamente quando parla Xi Jinping. Quindi questa è una realtà con cui dobbiamo fare i conti, ed è per questo che secondo me il rapporto della Via della Seta è un elemento utile. E non vale la pena dire ma abbiamo noi la forza di resistere, questo dipende da noi. Quante ditte italiane fanno affari in Cina? Guardate, vi devo dire una piccola cosa. Io andai in Cina molti anni fa, andai a capo di una delegazione della cooperazione allo sviluppo e ci andai in quell'occasione noi mettemmo in piedi la prima fabbrica di computer dell'Olivetti. Se avessimo avuto la costanza di quell'investimento, immaginate in 30 anni cosa non sarebbe successo nei nostri rapporti con la Cina. Chiudo la parentesi per dire che ogni tanto la lungimiranza, cioè sapere che cosa avverrà di quello che decidiamo oggi, 10-15 anni, dovrebbe essere pane quotidiano per la nostra politica, che purtroppo in larga misura, diciamo così, non lo è. Diversità di approccio con la Russia? Beh, Putin è un uomo dei servizi segreti, non è un uomo che ha dietro di sé una cultura millenaria. E questo pesa nella condotta di un paese, di una leadership di un paese. I metodi poi alla fine finiscono per assomigliarsi tutti, però la differenza fondamentale è che tra Mosca e Pechino ci sono migliaia di anni di cultura, a mio giudizio. Poi uno può pensare tante cose, ma insomma rispetto a X numero di secoli, X numero di millenni fanno la differenza. L'Iran, in fondo, no, che cos'è se non un baluardo
di cultura di migliaia di anni e bisogna tenerne conto. Golfo, Israele, paesi arabi. Abbiamo abbandonato la Palestina. Io condivido molto quello che ha detto Alfieri prima, ma alcune osservazioni. Primo, laddove i palestinesi sono stati nel mondo arabo, io ricordo quando stavo in Tunisia, a un certo punto l'OLP fece i pacchi e se ne andò, e devo dire che nel mondo politico, è vero che era Ben Ali, però Ben Ali si era anche opposto alla presenza americana in Medio Oriente, non ce lo dimentichiamo, ma nessuno rimpianse i palestinesi che se n'erano andati, perché i palestinesi hanno così vissuto per tanti anni, ecco, alla luce delle loro divisioni interne, della loro ingordigia monetaria. Oggi è chiaro che il merito, tra virgolette, degli Stati Uniti è stato quello di superare una fase di stallo e far ripartire il processo. Peccato è che questo processo sia ripartito con una occupazione a macchia di leopardo di tutti i territori occupati. Cioè, tornare indietro è praticamente impossibile. Così come è molto difficile immaginare uno Stato palestinese laddove non ci sia contiguità territoriale. Con i buchi della gruviera non si fa la gruviera, si fanno i buchi della gruviera. Allora, oggi diciamo che il mondo arabo constata, uno, la divisione interna dei palestinesi. Hamas ne è l'esempio più plateale. Questa debolezza è un fatto serio. Quando noi parliamo di leadership palestinese, oggi è una leadership un po' congelata, un po' ingessata. Con Hamas c'è un rapporto conflittuale. E diciamo che su questo la politica iraniana ha fatto la sua parte. E ha fatto la sua parte in maniera talmente forte da indurre altri paesi arabi, oltre a Egitto e Giordania, a normalizzare, perché questo è il linguaggio, nessuno osa usare la parola riconoscere, no? Ma la parola normalizzare i rapporti. Quindi benvenga il riavvio del processo, anche perché io credo che stanare Biden con l'offerta dei 30, 40, 50 miliardi di dollari da dare ai palestinesi, sia nell'interesse palestinese. Certo è che la tesi di uno Stato palestinese, ripeto, che non abbia contiguità territoriale, la vedo piuttosto dura. E Hamas governa su un brandello di terra che francamente non si capisce bene da che parte va, però il fatto di fondo è che Hamas è sostenuto dal Qatar, è sostenuto dall'Iran, cioè è sostenuto da nemici mortali di Israele. E questo va tenuto ben presente. Quindi non direi che si sono dimenticati dei palestinesi, direi che preferirebbero, ecco, essere in condizioni di voltare pagina e trovare una soluzione accettabile del dramma palestinese. Dunque, spero di non perdere dei pezzi, ma i tempi premono. Allora, ministro Trenta, ritiro dall'Iraq, diga. Lo sanno tutti che la nostra presenza laggiù non è una presenza militare, lo è in difesa di nostri specifici interessi nazionali. Questo non significa svalutare i nostri interessi nazionali, significa identificare la ragione per la quale siamo da quelle parti. E dal momento che di solito
non diamo fastidio a nessuno, per ora nessuno ci ha chiesto di andarcene, ma prima o poi ce lo chiederanno. A proposito di NATO e Patto di Varsavia, vorrei solo ricordare che la NATO viene prima, il Patto di Varsavia viene dopo, cioè è una reazione ad una struttura militare antisovietica. Io sono felice che l'Italia faccia parte della NATO, però bisogna anche riconoscere il fatto che agli occhi di Mosca, determinante per la vittoria insieme agli americani della Seconda Guerra Mondiale, si è trovata tra i piedi a un certo punto, no, una struttura militare che era chiaramente finalizzata a contenere la Russia. E da lì tutto quello che poi è venuto dopo. E lo sappiamo. Dunque, veniamo ai paradigmi. Cade l'URSS, il nuovo ordine mondiale. Beh, condivido molto la... Scusate. Il termine improprio di ordine, però è quello che si usa. E lo si usa per dire in pratica che ci sono regole, procedure, valori, tutto insieme fanno un sistema che va sotto il nome di ordine. Ho cercato di raccontare, sia pure in maniera scomposta, come mi è abituale, come questo ordine internazionale, col crollo dell'Unione Sovietica, abbia aperto una prateria immensa che l'Occidente ha ritenuto di interpretare in chiave di omologazione del modello occidentale. In altri contesti ha usato il termine asfaltatura degli altri. Oggi uso il termine di omologazione, ma è la stessa roba, non è che cambia molto. Al punto tale che noi siamo convinti di essere campioni dei diritti umani nel mondo, poi magari abbiamo nelle carceri una super affluenza che in tempi di Covid diventa quasi un omicidio preterintenzionale. Ora, l'ordine internazionale ha sempre avuto un rapporto, una modalità verticale, verticistica, perché anche nella NATO, come nell'ONU, il rapporto non è uno uguale a uno, c'è qualcuno che pesa più degli altri. Ora, il nostro sistema economico, io dicevo prima nell'altro intervento, che noi abbiamo messo insieme democrazia, liberalismo, capitalismo, però nell'arco di questo unilateralismo post-crollo sovietico del 91, preparato dal crollo del muro di Berlino dell'89, noi gradualmente abbiamo finito per subordinare il rapporto politico al rapporto economico, e il rapporto economico da capitalistico di mercato a capitalistico, e da capitalistico in finanziario economico tecnologico. Oggi chi domina il mondo sono sicuramente gli stati, ma sono anche le famigerate multinazionali che fanno della tecnologia e di una certa modalità economica la loro bandiera. Questo va tenuto molto presente, ed è chiaro che, come dicevo prima, è saltata l'equazione democrazia-crescita, mentre si è affermata un'altra equazione, che è quella di un capitalismo che può cambiare cappello, natura se vogliamo, e cioè oggi il capitalismo si nutre di tutto, si nutre di un mondo apparentemente marxista-leninista o marxista-cinese, come di un mondo marxista russo, perché il capitalismo non ha né colore né odore, ha solo il capitalismo. E questo ci pone dei problemi, cioè noi dobbiamo porceli questi problemi, perché quando alla fine il termine democrazia
viene diluito in questo acido economico, beh, è difficile poter dire che c'è differenza. Oggi, torniamo al caso di Huawei, no? Ma oggi per quale ragione non esiste una multinazionale europea, mentre esiste una multinazionale cinese? Una ragione ci sarà, è perché questi due capitalismi non hanno non hanno pari sostegno in valori diversi. Noi rivendichiamo un rapporto democratico che però è subordinato alla legge non del mercato, del capitalismo, che è tutt'altra cosa. Piano piano siamo passati, io ricordo, all'università, economia al servizio dell'uomo. Ho l'impressione che i termini si siano un po' rovesciati, al punto tale che discutiamo delle vacanze natalizie in montagna a fronte del requiem di 800 morti al giorno. Questo significa che una certa economia è indifferente rispetto a certi valori. Io veramente, alla mia tenera età, quando si continua a parlare di valori, ma di che cosa stiamo parlando? Valori di solidarietà? Valori di democrazia? Forse dovremmo chiederci di quali valori stiamo parlando. E quindi io credo che noi, quando parliamo dei think tank, dobbiamo tenere presente che si dibatte, io non so quante carte ho letto sull'ordine internazionale che va in pezzi, che bisogna ricostruirlo e vediamo se Biden ce la fa. E io comincerei a dire: siamo in un disordine internazionale in cui c'è sicuramente un vincente, e il vincente è il capitalismo finanziario in questo momento. Fino al 2007-2008 non era chiaro. Dopo la crisi del 2008 ci è diventato un pochino più chiaro. Quindi io credo che noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, e io credo che iniziative come la vostra sia un'iniziativa importante, perché riflettere sulle cose è l'unico modo per trovare delle vie da percorrere. Oggi Biden come si comporterà? E come dicevo prima, uno dei suoi principali collaboratori, il ministro degli esteri, l'uomo che ha avallato il bombardamento in Libia. Non ce lo dobbiamo mica dimenticare questo piccolo particolare. Noi abbiamo, cioè, quello che voglio dire è che Biden va misurato per quello che può dare. Non possiamo aspettarci più di tanto, perché anche lui, pesi contrappesi, addirittura si parla di un uomo di governo repubblicano, perché Biden ha capito una cosa, che Trump, che ci piaccia o non ci piaccia, aveva dalla sua parte praticamente la metà, non degli americani che volevano votare, cioè quelli che si assumono la responsabilità di esprimere un voto, e quindi uno schieramento. E quindi io credo che sia importante riflettere. Voi dovreste essere, e forse lo siete, anche se è la prima volta che io intervengo, siete un think tank importante, perché ciascuno di voi può avere un messaggio da fornire, anche duro. E torno al discorso dell'Europa, perché aveva ragione al fine di dire: è un discorso che nessuno più fa. Errore. Noi da Biden possiamo ottenere quanto riusciamo a pretendere, ma dobbiamo pretenderlo in nome di qualcosa, e questo qualcosa può essere solo è un'Europa degna di questo nome. C'è bisogno di 27 membri? No.
5, 6, 8, 10, non lo so, quelli che hanno sintonia, perché vedete, riuscire a difendere un paese che rifiuta di condizionare la difesa dei diritti a fronte, anche a costo di rinunciare a dei soldi, almeno apparentemente, ecco, che l'Europa accetti una situazione del genere è veramente singolare. Non voglio usare altri aggettivi che potrebbero essere offensivi, ma non c'è luogo a procedere. Quindi i valori cominciamo a rideclinarli per quello che sono, sapendo che in questo momento, guarda, l'altro giorno a Roma si è aperto un altro grande magazzino. Già l'idea di riaprire un altro grande magazzino mi sembrava folle, ma mi sono detto, vabbè, forse ci stanno lavorando da anni, è anche giusto che lo aprano. Dopodiché, in piena pandemia, una folla immensa che aspettava l'apertura dei cancelli. E allora ti cascano le braccia e anche qualcos'altro, credetemi. Quindi io credo che un think tank come vostro abbia una responsabilità gigantesca, anche educativa, perché evidentemente siamo un paese che è sceso molto in termini culturali, e non perché la scuola è stata ridotta così, perché siamo così da troppo tempo. Da troppo tempo l'Italia non legge, io ho fatto il libraio per 7 anni appena sono andato in pensione. E mi sono accorto che chi comprava libri erano le donne, che li compravano perché le donne leggono, gli uomini al massimo alla Gazzetta dello Sport, sto esagerando, ma il concetto è questo, e anche perché le donne si occupano dell'educazione, della lettura dei figli, cosa che i genitori di solito non fanno. E quindi voglio chiudere intanto ringraziandovi e scusandomi ancora per il ritardo con cui sono intervenuto, e dirvi che veramente vi sono grato, perché dalle vostre domande, a cui ho risposto maldestramente, ho imparato molto, e vi faccio tanti tanti auguri per la vostra futura attività. Grazie mille a voi per la vostra attenzione. No, grazie a lei. Se lei è ambasciatore, veramente, insomma, oggi abbiamo veramente, è stata una riunione, una lezione molto molto ricca. La ringrazio per le, non dico le belle parole, in realtà per i bei concetti che spesso nei nostri confronti lo prendiamo come un impegno, ecco. E poi quando, così come capita a lei, io l'ho conosciuta alle Acli e ho apprezzato, e come capita a lei, capita a tutti, quando per un motivo o per l'altro, insomma, ci si aspetta che qualcuno dica qualcosa che aiuti a far pensare, beh, insomma, a quei compiti non ci si può sottrarre. Quindi non ci sottraiamo noi, non so, probabilmente la disturberemo ancora, insomma. Consideratemi a vostra disposizione. Ci consideri, insomma, noi a sua, nel senso che la sua esperienza, ma la sua capacità, proprio probabilmente per quell'attenzione che ha nella cultura, perché insomma l'ordine, le relazioni, ma vogliono dire tante cose. Facevo l'esempio di San Nicola non a caso, perché anche la geopolitica si gioca anche su elementi anche di immagine, di impressione, di sentimento, non sempre solo di armi o solo di economia, insomma c'è un po' di tutto. Quindi la ringrazio veramente tanto, così come ringrazio tutti i corsisti, le persone sono intervenute, perché ci tenevamo molto, ecco, a questa lezione. Abbiamo imparato tanto, non posso andare oltre. L'unica questione che le pongo è, ma per la prossima volta, questa Europa che si occupa, magari per le sue dimensioni, noi tendenzialmente abbiamo un orizzonte più corto, no? Tutto quello che vediamo, i nostri paesi sono più piccoli, ma di quella cosa piccola, piccola, piccola che si chiama Gaza. Quando noi diciamo che siamo i difensori dei diritti umani o civili, come possiamo non immaginare di dire due parole a proposito di questo luogo in cui tutto sembra possibile? Anche, cioè veramente Gaza è qualcosa di
dovrebbe creare scandalo, se ne mettiamo da questo punto di vista. Ma insomma, uno statuto speciale. Ecco, per Gaza non si pone più il problema della continuità territoriale. Gaza è lì. E allora in qualche modo che si raggiunga un accordo, insomma, fate il recinto intorno, ma lasciateli liberi. Grazie veramente a tutti, grazie ancora a lei. Io vi rimando l'intervento di Marco Corno, la persona di noi che si occupa più profondamente di questioni geopolitiche, è stato anche importante, forse un po' lungo, perché ci permette di entrare anche nella lezione prossima, che è sull'Italia, in particolar modo sempre dal punto di vista della sua collocazione nello scenario mondo. Grazie veramente tanto, la disturberemo sicuramente ancora. Buon fine settimana a tutti. Grazie anche a lei. Buona settimana. Grazie.